Daniela. Dimmi. Sei un fiore di primavera, mi sono sparato sta battuta. E come mai? Perché, perché oggi è il primo giorno di primavera. Che bella canzone. Speriamo di lasciarci dietro questo inverno e speriamo in una primavera veramente rigogliosa. Che ci porti tante cose belle. E infatti a questo proposito stasera parleremo... Dopo aver parlato di social, di cosa? Il 21 i nostri autori che si sono inventati... Sacchete, la bellezza a 360 gradi. E guarda che immagine c'è. La dea della bellezza. Più di questo. Decima puntata della nostra trasmissione, la Messina positiva, la città positiva, una primavera, speriamo, eccezionale per tutti. Per tutti. E questa sera parleremo di bellezza a 360 gradi. Quindi. Non solo con dei tecnici che abbiamo ospiti e che sono già sul nostro palcoscenico, ma all'inizio anche con una bellezza... Ecco perché 360 gradi. Perché la bellezza, che cos'è secondo te la bellezza? Che cos'è la bellezza? Dai, non è solo, secondo me la bellezza, non è solo mercificazione del corpo, che è la cosa più brutta. Sicuramente no, non è quella. Questa è bruttezza. Certo. Io ad esempio sono molto contento di ospitare questa sera una persona che della bellezza ha fatto... E la propria vita, il proprio lavoro, ma della bellezza non della propria persona, ma della bellezza della città. E noi che battiamo da 30 puntate sul brand di Messina, città siamo positiva, orgogliosi, siamo di, orgogliosi avere qui di iniziare questa sera con Milena Romeo. Ciao Milena, buonasera, benvenuta, buonasera. È un piacere vero averti qui. Per cui iniziamo a parlare di bellezza della nostra città, del nostro territorio, della Sicilia, ma ti chiedo in particolare di Messina, ovviamente ci serve capire perché tu hai fatto questa scelta, perché vedo un curriculum eccezionale, coordinatore, art director di più di 200 progetti, direttore artistico della Rassegna 100 Sicilie e poi soprattutto presidente della Cara Beltà. Hai visto che come si chiama questa cosa? Esatto, Cara Beltà. Cara Beltà. Adesso parleremo con Milena, prima vogliamo presentare anche i nostri ospiti. La dottoressa Jenny Genovese, buonasera. Buonasera. Con lei parleremo di dermopigmentazione. Esattamente. Visto? E poi alla sua sinistra c'è il dottor Giuseppe Picarella, benvenuto. Buonasera, dottore. 30 anni di esperienza nella medicina e nella medicina estetica e nella chirurgia estetica. Bene. Poi parleremo anche con una certa Daniela. Daniela, un'amica nostra. Io un'amica la conosco. Nostra. E poi parliamo pure con Daniela. Simpatica. E parleremo con Daniela di cosa? Bellezza di e armonia del corpo. È una puntata molto interessante. Buona primavera, buona visione, buon ascolto. Siete su Tre Media, su Tempo Stretto. Ma poi su che cosa? Soverato 1, Soverato 2, Soverato 3, Tele Badolato International. Amici Badolato, siete sempre qui qua nel mio cuore. Viva Badolato, Tele Badolato International. Abbiamo scherzato con gli amici Badolato, ma una volta, 30 anni fa, Tele Badolato esisteva e ti posso dire che era a casa mia. Ah, ecco. I film mi passavano nel salone perché mio fratello, che ha stemmato delle televisioni, era tuo fratello, colui che si diletta. Un'antenna sulla nostra mansarda. Ho capito. Milena Romeo. Cara Milena. Allora, bellezza del nostro territorio, bellezza della città, bellezza a 360 gradi, parlaci perché la tua vita è cambiata pensando al territorio. Sì, Messina è una città bellissima, quindi siamo fortunati a nascere qua. Giuseppe Tornatore diceva che ognuno di noi rimane per sempre segnato dal luogo in cui nasce, perché di questo luogo assorbe l'anima, la cultura, la storia, la stratificazione proprio artistica, gli umori, le storie di personaggi, di uomini e donne che l'hanno resa grande nel tempo. Allora, a questa grandezza noi possiamo guardare, diciamo, a Messina con molta facilità, perché la nostra città è stupenda, ha un tesoro che è il fulcro e dovrebbe essere il fulcro di tutta la sua attività, non solo economica, commerciale, ma anche culturale e anche politica e civile, che è il mare, che è il cuore della nostra città. Lo stretto che è stato nei millenni un luogo privilegiato di passaggio, di scoperta, di avventura, di conquiste, di guerra, ma anche di poesia, di letteratura, di cinema. E allora, di fronte a questa bellezza, io mi sono chiesta cosa posso fare. Sono una
una persona, non posso fare molto, non sono un'istituzione pubblica, però devo muovermi e rispondere con un senso di responsabilità verso tutta questa meraviglia che ho davanti. Allora, con 4 amiche, 20 anni fa, nel 2000, il giorno della scoperta dell'America, mi ricordo ad ottobre, abbiamo fondato una società che si chiama appunto Carabeltà, è già nel nome che corrisponde all'inizio di una poesia meravigliosa di Leopardi dedicata alla donna, quindi alla donna, all'amore con la maiuscola e alla bellezza con la B maiuscola. Ci siamo messi insieme e abbiamo realizzato in quasi 20 anni più di 200 progetti di valorizzazione del territorio, non solo a Messina ma anche in Sicilia, presentazioni di libri, festival letterari, di cinema, cioè tutto ciò che poteva aiutarci a recuperare tutti questi fili invisibili che sono sottesi al nostro mare, alla nostra città, perché è un'avventura bellissima scoprire le storie di coloro che l'hanno guardata, letta, interpretata. Ad esempio, ci è capitato una decina d'anni fa di fare un bel lavoro alla Fiera di Messina, che si chiamava Fretum Sicilia, riprendendo tutti i resoconti di viaggi, il report di viaggi dei viaggiatori del Grand Tour, quindi dal 700 in poi, che hanno scritto di Messina. Non avete idea con quale passione, a parte competenza e profondità, e con quali occhi spalancati guardavano Messina. Ecco, noi abbiamo portato i ragazzi in quell'occasione delle scuole a rifare il percorso dei viaggiatori che guardavano e incontravano proprio nello stretto Messina, e loro, ricordo alcuni, due ragazzi in particolare che erano pure disabili e che andavano, frequentavano una scuola a rischio, la scuola La Pira di Camaro, quindi non avevano né visto mai il mare né visto mai il centro della città, hanno guardato il mare dalla fiera e hanno detto: ma noi siamo quei viaggiatori, noi possiamo guardare tutto questo con gli occhi di coloro che ci hanno preceduto, ma con gli occhi anche di noi ragazzi di 13 anni. Io voglio diventare, ha detto uno di loro, il sindaco di Messina. Cioè, ha capito, faccio questo esempio per fare percepire come la lettura della città, che la storia della letteratura, il cinema, la poesia, l'arte ci hanno dato, può essere ripresa anche come un'occasione, una leva per cambiare la realtà. Certo, perché parla la nostra anima. Quando noi sentiamo queste cose è l'anima che viene sollecitata. Una domanda secca, visto che tu hai fatto della cultura la tua attività. Da quanti anni? 20, 19 anni. Se non l'avessi conosciuta in questa occasione, direi che noi avremmo copiato, che questo qui, noi abbiamo fatto solo 20 puntate su un tema che si chiama Di cultura si può vivere. Tu di cultura ci vivi? In questa città si può vivere di cultura? Tu ce la fai? Allora, diciamo, non solo in questa città, perché io mi sono occupata dei progetti regionali. Questa è stata la sigla di una rubrica curata dall'architetto Nino Principato. 20 puntate abbiamo presentato dei progetti turistici culturali di Messina. Allora, in questa città si potrebbe vivere di cultura, perché sono talmente tali, e Principato lo sa, i filoni culturali e artistici legati a questa città, che potremmo far stare in piedi cooperative, associazioni, imprese di progetti e servizi culturali al crocerismo e in generale non solo al turismo, ma anche al turismo scolastico, ad esempio. Io ho faticato a vivere di cultura, però diciamo che abbiamo avuto un'interlocuzione fino a un certo punto intelligente da parte delle istituzioni locali, mi riferisco alla provincia e regione di Messina, che ci ha dato la possibilità di realizzare dei progetti molto belli, in relazione per esempio alla valorizzazione del Monte di Pietà, della Galleria d'Arte Moderna e Provinciale della provincia stessa, che ci hanno permesso di sopravvivere. Ma ci siamo rivolti alla Sicilia, che è una Messina decuplicata, centuplicata, una cento Messina, ecco, se si può dire così. Milena, mi spiace non averti incontrata prima, perché noi questo percorso l'abbiamo già iniziato. Adesso sospendiamo un attimo Milena, prima di parlare ai nostri tecnici. Sì, Daniela, allora, dimmi, parlami un po' di una cosa della quale non abbiamo mai parlato, no. Della tua attività. Ah, della mia attività, di una cosa, quindi, di cui mi occupo. Bellezza e armonia del corpo. Noi abbiamo un'associazione sportiva dilettantistica che si occupa di movimento del corpo. Il movimento del corpo vuol dire l'armonia del corpo.
E ci occupiamo di varie tecniche, partendo dalla tecnica Pilates, insegniamo anatomy training, tante cose che riguardano quello. Cioè, la cosa fondamentale è capire che noi siamo energia. Noi siamo abituati a pensare che il nostro è un corpo, i muscoli, allenare i muscoli. Foto, Antonio. Invece noi siamo energia e funzioniamo solo quando siamo connessi all'interno di noi stessi e con l'energia che ci circonda. Bellissima. Ecco, vedi, questa sono io. Faccio un esercizio su questa macchina. Complimenti. Che si chiama Reformer. È una macchina inventata dal signor Pilates e questo è un esercizio. Questo è un carrello che è tenuto da molle, io lo spingo, quindi si lavora su che cosa? Sull'allineamento corretto, sulla distribuzione del carico. E questo dà armonia al corpo. Il corpo si sviluppa in armonia soltanto quando tutti i muscoli giocano il ruolo per il quale sono stati creati. E questo avviene soltanto quando il nostro corpo è allineato. Ecco, questo è l'esercizio che poi porta a fare quella cosa che si è vista. Capito? Quindi si spinge il carrello, vedi? Questa sono sempre io. È una palestra. No, non è una palestra. Non è una palestra. È uno studio. Dove si lavora sul corpo per accedere ai livelli più alti, all'anima. Perché attraverso il corpo si può arrivare a comprendere l'anima. Quello che noi cerchiamo di trasmettere è alle persone la percezione di se stessi. Perché quasi tutti non abbiamo grande percezione di noi stessi. E la prima cosa che dobbiamo comprendere è questa. Perché solo dalla percezione di te stesso tu puoi cominciare a comprendere dove sono gli altri. Chi non capisce dove è lui non può sapere dove è un altro. Insomma, è una cosa molto... non è filosofica. No, è una cosa molto importante. Si insegna corpo, mente e anima. Si insegna attraverso la connessione neurologica. Noi siamo abituati a pensare ai muscoli come una connessione meccanica, cioè uno parla del movimento e basta. Invece è il cervello che comanda il corpo. Quindi io devo rieducare il mio cervello ad una corretta connessione neurologica. Da quanti anni fai questa attività? Da 25, non so, 30, me lo sono dimenticato. Va bene. C'è qualcosa che dobbiamo vedere? No, non dobbiamo vedere più niente. Dobbiamo invitare tutti, secondo me, a capire che il corpo è fatto per muoversi, che non bisogna stare fermi e che camminare è la gioia del corpo. Il corpo danza quando cammina. Per cui tutti noi danziamo quando ci muoviamo nel modo corretto, nell'armonia. E questo io spero che tutte le persone possano capire questo e affidarsi però a tecnici competenti per capire cosa si deve fare. Bene, e questa sera abbiamo iniziato questa puntata sulla bellezza in modo abbastanza insolito però molto interessante, con le bellezze della città della Sicilia, con le bellezze del corpo, dell'anima, corpo umano, della mente dell'anima e della Daniela. Bene, dottoressa Jenny, dottoressa, ciao Jenny, perché benvenuta. Lei è laureata in biologia, però ha messo da parte la laurea e ha intrapreso invece una strada che è quella della dermopigmentazione. Dermopigmentazione, sì, che parola difficile che è. Dice, sai mamma, oggi vado dalla mia dermopigmentatrice. Che cosa vuol dire? Allora, la dermopigmentazione è una forma in realtà di tatuaggio. Nel caso del trucco permanente, perché io poi alla fine sono specializzata in quello che è il trucco permanente, allora io diciamo che nasco come biologa, però nel tempo ho deciso di mettere a frutto quelle che erano tutti i miei sogni, tra virgolette, di ragazzina. Quindi decido di intraprendere questo percorso. Adesso, ad oggi, posso dire di essere docente per un'accademia internazionale di dermopigmentazione, la Dermo Medical, e appunto sono specializzata in trucco permanente. Il trucco permanente è una forma di tatuaggio estetico. Prevede appunto la pigmentazione della pelle attraverso l'ausilio di strumenti meccanici o elettromeccanici che permettono attraverso dei piccoli aghi di impiantare del pigmento sotto pelle in modo appunto da poterla colorare. Le zone trattate sono quelle del viso nel mio caso, stiamo vedendo qualche immagine, sono in particolare sopracciglia, labbra e occhi. Questi trattamenti non nascono in sostituzione del make-up, ma comunque rendono giustizia a tutte quelle che sono le caratteristiche, insomma, da esaltare nel volto di una donna, ma anche di un uomo. Perché sappiate che anche gli uomini utilizzano questo tipo di trattamenti per eventuali correzioni. Quindi piuttosto che è un trucco di sfondo. Sì, diciamo che è una cosa, come dire, sono dei trattamenti correttivi o comunque sia dei trattamenti che tendono ad esaltare quelle che sono le naturali caratteristiche del viso che eventualmente possono essere migliorate. Ci sono dei visi per esempio asimmetrici, piuttosto che delle persone che soffrono di alopecia, allora in quel caso si riesce anche
a ricostruire totalmente un sopracciglio e quindi a dare anche alla persona non solo un miglioramento a livello estetico ma anche psicologico a quel punto. Si può tatuare l'occhio, un occhio discendente può essere migliorato attraverso un piccolo eyeliner, un piccolo gioco di anche luce e ombre che tende un po' a rialzarlo. Delle labbra possono essere pigmentate, possono essere eventualmente, come dire, può essere migliorata anche una simmetria delle labbra attraverso appunto questa pigmentazione che avviene appunto attraverso dei piccoli aghetti che inoculano il colore in una zona precisa della cute, si chiama giunzione dermoepidermica, e sono dei trattamenti però fatti con pigmenti diversi da quelli da tatuaggio artistico, sono dei pigmenti bioriassorbibili in questo caso, quindi il trattamento non è perenne. Si deve ripetere dopo un tempo, sì, di solito qual è il tempo dopo il quale bisogna allora, ripetere? Allora in media sono dai 7 ai 12 mesi, però in realtà la cosa è molto soggettiva. Dipende dalla pelle delle persone? Dipende, no? Dalla pelle, dipende da tanti fattori anche organici e fisiologici, certo. Quindi il ricambio cellulare piuttosto che il metabolismo. O l'assunzione di farmaci può per esempio? Certo, ecco. Sì. Se si assumono farmaci in alcuni casi questo può essere un deterrente al trattamento, certo. Quindi non è possibile farlo. Se si hanno per esempio delle malattie gravi o comunque per esempio delle malattie autoimmuni, molte volte certo. Non è il caso appunto di fare questo tipo di trattamento. Ci sono ovviamente dei casi in cui è possibile intervenire, casi in cui invece non comunque si... è un trattamento bellissimo perché sì. Appunto può fare felici tante donne, sì, specialmente sì, le persone che magari hanno perso, come hai detto tu, le sopracciglia, esatto. Pure per trattamenti medici. Sì, esatto. E quindi possono ritornare ad essere belle. Sentirsi sì. Belli ci fa stare meglio. Questo sì. È molto importante. Questo è vero, l'importanza della bellezza è questa, secondo me, perché psicologicamente chi si sente bello si sente più accettato. E quindi può essere anche un po' poi, più felice, più di questo facile. Parleremo con la dottoressa Ilenia Coletti, che abbiamo invitato in questa puntata. Ho dimenticato, mio demerito, di presentarvi Francesca Stornante. Francesca Stornante, che fresca, dopo le corna dell'altra volta. È fresca di questo grande premio, che è quello di aver indossato le nostre corna. Sì, di aver indossato le corna. Questo è un premio che noi diamo a pochi. In 30 puntate, abbiamo avuto più o meno 200 ospiti, noi questo premio lo abbiamo dato solo a 8 persone. Perché? Perché hanno dimostrato di meritare, per il loro carattere, per il lavoro, per l'impegno sociale, hanno dimostrato di meritare questo privilegio, che vuol dire forza, che vuol dire coraggio, determinazione, di non fermarsi di fronte a niente. E tra queste anche la nostra Francesca, che lavora tanto dietro le quinte di questa trasmissione. Vorrei fare qualche domanda. Volevo fare una domanda, sì, a Gianni. Prego. Quanto questi trattamenti influiscono, comunque sono, quanto la gente si avvicina a questi trattamenti influenzata un po' anche dalle mode del periodo? Perché per esempio, anche seguendo molto i social, questi tipi di trattamenti, soprattutto per quanto riguarda le sopracciglia, sono molto sponsorizzate magari dalle influencer più seguite dalle ragazze. Quindi volevo capire, e anche per fascia di età, quindi, in che modo ci si rapporta alle mode del momento rispetto a questi trattamenti? Allora sicuramente la domanda calza a pennello, nel senso che rispetto, cioè questi sono trattamenti che esistono da parecchi anni. Paradossalmente qui nella nostra città o comunque sia è diventata più che altro una moda. La richiesta è aumentata parecchio, soprattutto nella fascia più giovane. Anche se comunque sono dei trattamenti che richiedono tra virgolette manutenzione, chiamiamola così, perché devono essere certo, comunque ritoccati, ripetuti con, poi sì, con una certa regolarità. Sicuramente si segue tanto la moda e si seguono tanto soprattutto, come dicevi tu, le influencer del momento, non so, voglio le sopracciglia come Giulia De Lellis. Esatto. Allora, esattamente a lei pensavo. Questa è una richiesta regolare, puntuale, voglio le sopracciglia come la De Lellis. Allora ovviamente nel nostro lavoro cerchiamo sempre di spiegare e di chiarificare insomma un pochettino che le cose si devono fare, devono essere personalizzate in base alle caratteristiche anche della cliente. Quindi sicuramente sì, la risposta è sì, sono influenzata assolutamente da quello che è la moda. Ma come in tutti quelli che sono poi secondo me i trattamenti estetici, perché certo. Sì,
Bene, 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 grazie. Dottore Picarella, prima siamo arrivati proprio alla soglia della pubblicità, ma poi avremo un larghissimo spazio dedicato alla medicina e alla chirurgia estetica. Io prima l'ho presentato dicendo 30 anni di esperienza, non so se ho sbagliato in difetto, non certo in eccesso. Sono là adesso. Con esattezza non saprei, ma siamo là. Bene, ma siamo bene. Là. E mentre sentivo Jenny di questo fatto che qualcuna chiede di somigliare a qualche altro. A lei che le chiedono. Devo dire che succede spesso anche nel nostro lavoro. Hai detto bene. Bisogna fare il lavoro secondo quello che va fatto esattamente. Dottore, la bellezza, e diamo la linea alla pubblicità, due parole sulla bellezza. E la sua mission da medico e da chirurgo sulla bellezza. La bellezza voi avete messo a 360 gradi e la bellezza va ammirata in quanto tale, qualsiasi essa sia. Sì, ma la bellezza vuol dire far stare meglio se stessi nella proprietà, o c'è gente che dice vorrei perdere 10 anni, lei mi fa un miracolo, mi fa... Dimostrare qualche anno in meno fa piacere a tutti e quindi si avvicinano per stare bene. Bene significa sia dal punto di vista guardarsi allo specchio, ma dal punto di vista psicologico, certo. Perché vedersi bene significa stare bene. L'uno va con l'altro, bene. Quindi associamo sempre queste due cose. D'altronde, una persona che si presenta da noi, alla nostra attenzione, è perché psicologicamente ha il desiderio di modificare, di cambiare, di migliorare qualcosa. E certamente questo deve trovare riscontro, almeno dal punto di vista chirurgico parlo, perché è venuta da noi, è venuta da me. Se c'è l'indicazione chirurgica, è allora una cosa che viene richiesta può essere fatta. Questo è il periodo giusto, oggi inizia la primavera, per cui adesso si scoprono un po' gli altarini. Tu, tutti Anthony, che vuoi fare? Ma io sono 2 o 3 primavere che ho oggi, messo da parte questo progetto, ma inizia, lo devo tirare fuori. Oggi inizia la primavera e quindi è un periodo in cui la gente comincia a guardarsi. Non dico che ancora siamo lì per la prova costume, ancora ci vuole qualche mese, però ne parliamo tra poco, tra 3 minuti. Dopo la pubblicità parleremo sicuramente di corpo, di seni, di nasi, di macchine nuove, di novità del 2019. Viso-corpo, quindi accendiamo al viso col dottore e continuiamo col corpo. Pubblicità, a tra poco. Grazie. Io non lo so che devo fare, dovrei fare un tagliando pazzesco, poi ne parliamo. Ora vediamo. Parliamo. Ti raccomando col dottore. Dai, pubblicità, prego. DNO Informatica, il punto di riferimento dell'informatica a Messina. Da sempre i nostri clienti, privati, professionisti ed aziende, si affidano a noi per l'acquisto di computer ed accessori, per l'assistenza tecnica specializzata anche a domicilio. DNO Informatica è anche recupero dati da computer, tablet e smartphone. DNO Informatica si trova in via Garibaldi 80, Messina. Seguici anche su Facebook ed Instagram, www.bnoinformatica.it.
Il patronato Encal Cisal, presente sul territorio nazionale ed estero, offre ai lavoratori, sia dipendenti che autonomi di ogni categoria, un'assistenza qualificata nello svolgimento delle pratiche presso i vari enti assistenziali e previdenziali, nonché presso il Ministero del Tesoro, enti locali, per le pratiche attinenti al trattamento di previdenza. Ente nazionale e confederale assistenza lavoratori. Contattaci allo 090 29 38 627 o al 348 4703 562. Patronato Encal, via Torino, isolato W, angolo via industriale Messina. I tuoi diritti, il nostro dovere. Change, il servizio di cambia valute a Messina. Acquisto e vendita a valuta estera. Change, presso Fincentrale, via Garibaldi numero 102, Messina. Allora, Anthony, sei pronto? Bellezza, io sono prontissimo. Dottore Picarella, eccomi allora, qua. Medicina e chirurgia, iniziamo con la chirurgia. Iniziamo con la chirurgia, che sono chirurgo. Esatto. Poi, infatti la prima domanda che le chiedo, ma sono tutti chirurghi? No, bisogna distinguere. La chirurgia è chirurgia, la medicina estetica, di solito si fa sempre negli studi, chi fa chirurgia è un po' di medicina estetica la fa, insomma, quindi, però la chirurgia è una cosa, la medicina è un'altra. Bene. Dobbiamo distinguere. Chi opera può fare la medicina estetica, la fa molto spesso, invece il medico estetico si occupa della medicina estetica e non fa il chirurgo. Poi perché magari è un'altra le voglio cosa. Fare una domanda a questo proposito, perché ogni tanto si vedono servizi di persone che non si sono trovate bene, striscia la notizia, qualcuno che esercita e che non è a norma. E poi le voglio chiedere, poi capita questo. Il consumatore come fa? A cosa deve stare attento? Questo è importantissimo. È importantissimo, perché qua si parla di salute. Certo, logico. Io ho visto una trasmissione la settimana scorsa su Rai 2 dove una ragazza ha avuto dei seri problemi. Poi c'è stato un medico che ha detto sì, ma su 1 milione di casi solo 50, quindi la percentuale è bassissima, però anche quei 50, si parla di salute, si parla di... Certo. A cosa bisogna stare attenti? Sarebbe meglio quando che non ci fossero. Quando si fa una scelta, dice io voglio andare dal chirurgo estetico, a cosa? Perché tutti quanti dicono io ho 10-50 diplomi, io sono bravissimo. Ci sono le lauree, le specializzazioni. E quindi bisogna avere i curriculum, bisogna. Ma guardi, quello che dicevo prima è certamente se si deve operare una persona deve rivolgersi. Io lo chiedo a lei perché chirurgo... lei stasera è venuto come nostro ospite. Certo. Quindi non è che si deve sentire un'accusa, anzi lei può aprire gli occhi, dare un'informazione a chi deve fare una scelta. Questa è informazione. Consapevole e importante. Questa appunto. È informazione, certo. Anzi è una cosa buona, mi dà modo di poter parlare. Esatto. Ma cosa la scelta? La scelta io capisco per chiunque è sempre difficile, certamente il passaparola è la cosa migliore perché l'esempio trascina, quindi poi certo non affidarsi solo a quello che c'è scritto su internet, social eccetera. Poi, dottore, non nel suo campo, non solo nel suo campo, no, i dentisti, i commercialisti, le finanziarie, bisogna stare attenti, ma poi quando si tratta di salute in modo particolare. E in tutti i campi, però certo. Certamente come dicevo prima, se c'è la possibilità del passaparola è la cosa migliore. E poi certamente l'esperienza, i casi che si sono fatti nel corso degli anni, e queste sono cose perché certamente l'esperienza si acquista con gli anni. E partiamo pure dal fatto che un chirurgo deve essere non solo laureato in medicina, ma deve essere stato specializzato in chirurgia. Il chirurgo è certamente... È una strada più lunga quella del chirurgo. Tutti possiamo operare. La laurea in medicina e chirurgia mette nelle condizioni di fare questo. Certo. Certamente la specializzazione in chirurgia, qualsiasi essa sia, mette nelle condizioni di avere un'esperienza. C'è un apprendimento, cioè per fare il chirurgo, a differenza della medicina, per fare il chirurgo ci vuole tanto tempo. E
l'esperienza, come dicevo prima, si acquista col tempo e quindi c'è poco da fare su questo. Passiamo allora, proprio mettiamo le mani in pasta, seni, corpo, nasi, pance. Giustamente, volete sapere qualcosa di vorremmo questo? Vorremmo vedere, sapere qualcosa e sapere se ci sono delle novità. Allora, novità ci sono sempre perché, sai, in tutti i campi dove ci sono soldi naturalmente c'è ricerca e quindi qualcosa la tirano sempre fuori. Bene. Per quanto riguarda viso corpo, certo distinguerei chirurgia del viso, chirurgia del corpo. E accennavate al fatto della primavera, oggi primavera, ed è normale che si va verso l'estate, quindi i lavori che vengono richiesti e fatti sono naturalmente, fondamentalmente sul corpo. Per quanto riguarda il viso, cosa si fa sul viso? Sul viso la blefaroplastica, per esempio. La blefaroplastica è uno degli interventi che viene richiesto e se ne fanno tanti di questi interventi. Cos'è la blefaroplastica? Perché si fa? La blefaroplastica, in poche parole, viene fatta quando c'è un eccesso di cute sulle palpebre superiore, a volte anche inferiore, e quando ci sono le cosiddette borse. In questo caso si possono correggere facendo un intervento che si chiama blefaroplastica superiore, inferiore o totale, se la facciamo. Un miglioramento delle borse sotto gli occhi? Certamente, un miglioramento si ha perché vengono tolte le borse e perché si toglie l'eccesso cutaneo. Qualche volta si sollevano anche le sopracciglia. Invece il lifting della pausa pranzo che cos'è? Ne sento parlare pure io di questo lifting di pausa pranzo. Io sono curiosa. In realtà non è proprio così, insomma, comunque viene detto in questo modo perché si tratta di un mini lifting che devo dire dà dei risultati molto belli, in particolar modo al terzo medio inferiore del viso e al collo. Di che cosa si tratta? Si tratta di, quando c'è un eccesso cutaneo, di sollevare la cute. Naturalmente è sempre un intervento chirurgico, quindi va fatto in un determinato modo e si hanno dei bei risultati. Pausa pranzo perché non è un lifting completo di tutto il viso e non dura come durata dell'intervento, è più breve ed è per questo che viene considerato di pausa pranzo. Il postoperatorio naturalmente è meno importante rispetto a un intervento più invasivo, però dà dei bei risultati. Comunque dà dei bei risultati, ne facciamo tanti di questi interventi proprio perché nel giro di pochi giorni la paziente viene messa nelle condizioni che può riprendere l'attività di tutti i giorni e quindi va bene. Poi in chirurgia, io parto da un punto di vista, sì. In chirurgia non bisogna mai esagerare, se si esagera si rischia solo di correre rischi. E basta. Uno degli interventi... Aumentano le complicanze, invece bisogna cercare in chirurgia sempre di fare poco o quanto basta e cercare di ottenere il più possibile. Uno degli questo interventi è che forse più è? Famosi, quello della correzione del naso, rinoplastica, giusto? La rinoplastica cambia il viso nel senso migliorativo, perché un naso brutto indubbiamente viene guardato per prima. E invece bisogna guardare prima gli occhi. Una volta uno aveva paura di farlo perché ci volevano un sacco di giorni, uscivi tutto bene. Oggi è meno traumatico. Ecco. Ma no, allora, traumatico in chirurgia bisogna essere sempre delicati nel fare l'intervento, questo è importante, è fondamentale. Rispetto a prima cos'è cambiato, prima si faceva solo il cosiddetto metodo chiuso, adesso c'è il metodo open da un po' di anni, non adesso, ecco. Sì, certamente un po' di gonfiore indubbiamente c'è nel postoperatorio, facendo una rinoplastica, che è comunque un intervento, devo dire, che io consiglio, perché un naso brutto, diciamo che non fa una bella impressione. Rifare un naso, io a volte quando capita che vengono questi pazienti, e cosa faccio durante la visita? Facciamo delle foto sulle quali viene fatto già la correzione, quindi diamo l'idea alla paziente di come sarà il risultato. E devo dire che siamo là,
col progettino che facciamo. Quindi c'è un rendering, come usare la parola degli architetti, ma vedere come viene dopo. Una settimana non si è proprio presentabile, ma fondamentalmente non tanto per l'edema che si viene a formare, quindi il gonfioro, qualche chimo, se la chiamano ematoma, ma fondamentalmente perché viene messa una mascherina subito dopo, termolabile, e proprio per imporre il risultato che noi diciamo vogliamo, cioè per una protezione. Dottore, anche io vorrei arrivare velocemente a parlare di una novità che mi hanno detto si chiama Vaser, ma prima volevamo chiederle una cosa classica che è il seno. Allora andiamo a scendere. Andiamo a scendere, andiamo a scendere. Il seno, per poi arrivare a questa che è una novità molto importante. Sì. Allora. Spariamoci sti seni subito. Spariamo i seni. Antonio PVK Caramella, preparati con i tuoi seni e facci vedere. E così il dottore può benissimo commentare queste foto. E ah sì, certo, se di le foto mastoplastica sono importanti, perché almeno abbiamo la possibilità pure non solo di parlare, ma di vedere anche qualche cosa. Certo, mastoplastica, allora, mastoplastica additiva. Questa. Abbiamo un filmato, giusto? Commentiamolo, ecco, è già qui. Ecco. Allora, mastoplastica additiva, cioè è un aumento del seno, è praticamente l'intervento più richiesto in assoluto ed è quello che è più fatto in assoluto. I seni, non so perché, ce li hanno tutti piccolini e quindi bisogna aumentarli. Come si aumentano i seni? I seni vengono aumentati sempre con le protesi. Come sono le protesi moderne, per esempio? Le protesi adesso, intanto ecco il fatto cambiate. Di dire, sono cambiate, sono migliorate anche queste, c'è una garanzia da parte delle case praticamente a vita, non hanno mai dato problemi, sono sicure le protesi, interventi che danno veramente un risultato. Esistono protesi per fare anche forme diverse nel seno, mi sembra, no? Sì, una bella domanda. In realtà ci sono le classiche, che sono discoidali, le cosiddette protesi rotonde, e poi ci sono le protesi che sono un po' sagomate. Ecco, si sceglie in rapporto... Sì, questo, quindi si può anche scegliere... In rapporto all'età, ma quando si fa la visita, già anche in questo caso, ci dobbiamo regolare con la grandezza delle protesi da utilizzare, che naturalmente teniamo conto del torace, dell'altezza, certo, e del desiderio della paziente, che non sempre va assecondato, perché non bisogna mai esagerare. Lei mi ha anticipato una domanda ho anticipato una domanda. No, sì, mi ha anticipato una domanda cattiva. Cioè, se la paziente dice, io sono purtroppo con un seno piccolo, ma vorrei un seno quinta misura. Bravo. Una bassina, mingherlina, che vuole perché chissà perché è stata influenzata, non lo so per quale motivo, lasciamo stare le motivazioni. No, lasciando... Lei la seconda, come allora, funziona? Allora, lasciando perdere, diciamo, la motivazione, ecco, eccetera, però devo dire che capita spesso, chi ha un seno troppo piccolo, la richiesta è di averlo troppo grande, e viceversa, un seno grande, magari lo vogliono completamente tolto o quasi. Non va fatto mai. Ecco. Non va fatto mai. Ecco perché la prova viene fatta diciamo nel corso della visita, proprio per metterla nelle condizioni di potersi guardare allo specchio e farla rendere conto che non si deve esagerare. Quindi tu hai anche un lavoro di... un po' da psicologo, rubo il lavoro ai psicologi, ma è così, perché... Devi cercare anche di evitare che dicano, ma che cosa è successo? Mi sento un moderatore in quel caso. Ecco. Sì, comunque papà. Comunque in linea generale non va assecondata, se sono richieste che non vanno assecondate. Bisogna portarla a fare la giusta misura, che è quella che è bella subito e bella anche col tempo che passa, naturalmente. Io adesso sono curioso di sentire Ilenia su questo tema, di però sentire andiamo avanti. L'altro punto adesso di vista. Andiamo avanti con i seni, per arrivare, seni, non so quanti seni abbiamo, no, seni ancora per parlare seni, poi di Vaser. Allora, di i seni cosa si può fare? Allora, un seno piccolo si può migliorare, un seno cadente, cioè... quando c'è una pittosi del seno che normalmente è dovuta a un dimagrimento o dopo una gravidanza, allattamento,
oppure un seno grande. Come si fa, in poche parole? Se c'è un seno, abbiamo detto il seno che si può aumentare, si utilizzano le protesi. Le protesi, certo. Alla nostra attenzione si presentano coloro che hanno un seno cosiddetto cadente, pittosico, ed in questo caso si può migliorare naturalmente. Si opera la cosiddetta, si fa una mastopessi, che può essere anche mastoprotesi. Cosa significa? Nel senso che correggiamo l'uno e l'altro. Il fatto che è diventato pittosico e nello stesso tempo si è svuotato, quindi anche correggendo la pittosi sarebbe troppo piccolo. E allora in questo caso l'aiuto è quello di mettere anche le protesi e facciamo l'uno e l'altro. Rimane il seno grande, che adesso ce ne sono pochi, devo dire. Quello si può ridurre, quindi si fa una mastoplastica riduttiva in quel caso. Una soluzione la troviamo sempre. Dottore, chiudiamo con i seni, se non c'è altro da aggiungere. Lei vuole arrivare al Vaser. Arriviamo al Vaser. Ma dove l'ha letto? Arriviamo. Io ho saputo che una macchina... mi parli, ci dica di questo Vaser, un po' una rivoluzione. Allora, prima di dire... Si risparmiano un sacco di ore di... Allora, il Vaser, che cos'è? Si chiama lipovaser. E allora bisogna accennare alla liposuzione tradizionale che si fa da tanto tempo, credo 20 anni, certo, forse anche qualcuno in più, la liposcultura, che hanno sempre dato risultati veramente belli, devo dire, ci mancherebbe altro. Ne abbiamo fatte tante, perché a che cosa serve? Serve a modellare. Laddove ci sono questi cuscinetti adiposi che certamente non stanno bene, né guardandosi allo specchio, né con i vestiti, né con i pantaloni, insomma, a maggior ragione l'esterno cosce, che sono da noi fondamentalmente, queste adiposità sono presenti dalla cintola in giù. E quindi cosa abbiamo fatto sempre? Ecco, cos'è la liposuzione, questa macchina? Cos'è la novità della macchina? Ecco. Il lipovaser. Lipovaser che, devo dire, c'è da qualche anno, ma che realmente è dall'anno scorso, forse adesso, stiamo utilizzando, e abbiamo visto che realmente c'è un miglioramento. Un miglioramento in che senso? Questa è una macchina particolare, funziona con gli ultrasuoni, ci sono sempre delle cannule, è abbastanza sottile, sempre, questo è un atto chirurgico, stiamo parlando di questo, però ci consente di eliminare i cuscinetti adiposi cosiddetti. E il vantaggio qual è? Il vantaggio è che viene risparmiato il sistema venoso, perché è selettivo con le cellule adipose, cioè col grasso. E una grande cosa cos'è? È che questo grasso che noi togliamo lo possiamo reimpiantare, cioè il cosiddetto lipofilling, perché non distrugge, non rompe, bensì le separa. E quindi possiamo aspirare queste cellule e reimpiantarle laddove servono, per esempio sui glutei, sul viso, sul seno, certo, e laddove c'è la necessità. Cosa fa ancora di più questo apparecchio, il Vaser? La retrazione cutanea, cioè la retrazione cutanea laddove c'è un po' di flaccidità ci consente di migliorare anche questa. E poi accenno anche al fatto di a che cosa serve questa macchina, magari se ne è parlato in questo periodo anche nelle TV nazionali, qualcuno, è quello di scolpire il corpo. Cioè è come un palestrato, in realtà viene fatto questo, sì, viene passi fatto. Passi da gigante nella chirurgia con queste macchine. Come devo dire ci sono soldi, c'è anche ricerca, c'è quindi... Sì, devo dire che è una bella macchina, la stiamo utilizzando, ci stiamo trovando bene. E... Dottore. E quindi prima di passare la parola, questo brevemente dottoressa Coletti. Spero che, visto che era tanto ero incuriosito, ansioso, perché ho visto non so, la donna, ecco, ho visto le parti che vengono scolpite. Ecco, sì, è una sì, cosa sì. Penso che sia una cosa eccezionale. Non avevo visto io che ci sono le immagini, sì, ed è bello cosa. Perché ecco, adesso vedo, ecco la cannula che entra nel contesto del grasso, risparmia il sistema vascolare, va dove deve andare, cioè nelle cellule adipose, e quindi c'è questa riduzione del grasso e il fatto che la pelle si retrae, e questa è una cosa importante. Dottore, certo. A Messina quanto
viene utilizzata la medicina e la chirurgia estetica e poi costa tanto, costa giusto, costa poco? Poco, ma molto. La gente si chiede, questa macchina qui chissà quanto costa, chissà quanto costa un trattamento. Le posso dire una cosa? In realtà rispetto ai prezzi che io facevo, ecco giusto, con la lipo tradizionale non li ho cambiati, perché io faccio questo lavoro perché mi piace. Cioè io lo faccio e l'ho sempre fatto per questo motivo fondamentalmente. Quindi non ho preso questa macchina per fare pagare di più, no, per lavorare meglio io e per avere un risultato migliore dai pazienti. Io quello che chiedevo prima, chiedo adesso. Bene, bene. Che è tanto così. Poco, che è tanto poco. No, no, non è tanto. Il tanto poco è sempre relativo. Sapere non cifre. È relativo. Comunque è corretto sempre pagare la cifra giusta a un professionista. Certo. Questo sì, è importante. Certamente. Non andare dove si paga troppo poco. Veda, perché là sicuramente veda, chi lavora, c'è qualcosa che non funziona. Chi fa un lavoro perché è un lavoro che piace, non chiede mai molto. Bene. Dottoressa Coletti. Buonasera. Ciao Ilenia, benvenuta. Qui la mente è importante. Grazie. Perché è importante sia per l'approccio, per andare a decidere di andare da un chirurgo, e sia qual è la motivazione che ti spinge, e poi magari il dopo, perché non ci siano traumi, dico, è molto... Anche per accettare il cambiamento. Certamente. Perché a volte il cambiamento ti fa stare male. Ma innanzitutto inizierei a spiegare un po' che cos'è la bellezza, cioè è una percezione di un'armonia. Noi la bellezza è una sensazione piacevole che quindi nel soggetto noi coscientemente e inconsciamente ci accostiamo a tutto ciò che appare bello perché ci dà a pagamento, ci dà gioia, quindi questo è alla base. E poi chiaramente la psicologia non si limita soltanto, non ha un interesse soltanto per quanto riguarda la fisicità, quindi la corporeità, non si limita solo al viso, al volto, al corpo, ma si interessa anche e soprattutto di quello che è la bellezza, la conseguenza che ha la bellezza nelle relazioni sociali, che ti consente di relazionare anche per perché poc'anzi si è discusso molto del fatto che voi prima avete accennato, dice io sto, chi è bello si percepisce bello, già ha una marcia in più, ha una percezione con il... un po' di sicurezza e ha un'autostima maggiore. Ha delle strategie di coping che mette in atto, perché sono le risorse interne che ognuno di noi ha per fronteggiare quei limiti che magari la persona meno attraente può avere. E poi è chiaro che esiste i risvolti che sono legati alla patologia della bellezza, come il narcisismo o come anche l'immagine corporea, questo dismorfismo corporeo, perché diciamo che sin dall'Ottocento già si parlava di dismorfofobia. Però è che ogni epoca chiaramente poi stimola, cioè presenta ogni epoca delle patologie come l'anoressia, la bulimia, il binge eating. Queste sono delle forme che poi chiaramente probabilmente stasera sarà anche presente un nutrizionista, quindi è chiaro che l'argomento è anche importante questo. Dismorfofobia perché spesso accanto, visto che c'è un mio caro amico il dottore Picarella, che appunto parliamo di chirurgia estetica, la psicologia è importantissima in questa branca, camminano molto insieme, perché spesso accanto una richiesta di intervento chirurgico, è vero sì che l'intervento chirurgico dà la possibilità al soggetto che fa richiesta di migliorare il suo aspetto fisico e quindi avere un approccio diverso con se stessi e con il mondo esterno, però spesso si presentano per esempio nei reparti di dermatologia e chirurgia estetica c'è un dal 3% e anche pure di più, dal 5 al 33% di casi in cui ci sono dei soggetti che hanno dei disturbi di dismorfismo corporeo, dove in realtà il soggetto vede dei difetti e quindi è bene evidenziare questo, quindi è bene fare un intervento valutazione psicologica, psichiatrica eventualmente su questi casi, perché in realtà le persone che vanno chirurgicamente a effettuare un intervento chirurgico non saranno mai contente di quello che è stato
fatto, che sicuramente non è un limite del chirurgo, ma è una patologia. Patologia presente perché in questi soggetti spesso c'è una correlazione tra questo dismorfismo e il disturbo di personalità. Quindi ci sono soggetti che possono essere, avere un disturbo evitante, schizotipico, paranoide, narcisista. Ad esempio il narcisista, tanto per fare un esempio, sente la necessità di trovare degli oggetti di sé, ha bisogno oggetti del sé che sono non altro che le persone che approvano e accolgono quello che è la sua fisicità corporea che è migliorata. L'unica cosa che posso dire è che la psicologia cosa ci insegna? Questo è un consiglio da dare a casa ai telespettatori, anche che non, la bellezza non deve rimanere soltanto un qualcosa di corporeo, ma che deve andare oltre. E che, perché la bellezza non è soltanto qualcosa di corporeo. No, non è soltanto qualcosa, va oltre, deve essere più di un incarnato, no? Fisico, perché la vera bellezza si ottiene quando c'è l'accettazione piena del sé. Esatto. Grazie, grazie Ilenia, grazie davvero. I nostri minuti sono volati. Dottore, voleva aggiungere qualcosa? Potevo dare, mi è piaciuto l'intervento della dottoressa perché... Grazie. E per noi è importante questo fatto qua. Purtroppo quando noi facciamo le visite certamente non abbiamo la psicologa accanto. E capitano questi pazienti. Sì. E bisogna cercare di fare attenzione a non assecondarli. E comunque in ogni caso il chirurgo deve sapere dire no. Non è che tutte coloro che vengono dobbiamo operarli. Certo. No. È importante questo. Perché c'è una dispercezione del sé e dell'immagine corporea. Ed in quel soggetti. Caso il paziente o la paziente deve essere aiutata, ma non certo con l'intervento. Non lo faremmo, lo faremmo felice solo per poco. Ringraziamo grazie. I nostri ospiti. Un omaggio per voi. Jenny Genovese. Grazie, dottore. Grazie, Peppi Carella. Grazie, Jenny. Questi sono degli omaggi di Sea Rassellazione Argenti. Per Milena Romeo. Milena Romeo. Alla quale voglio anche fare un omaggio. Grazie. Rosla Spilla. Che sono questi? Conoscila attraverso la cultura. Apprezzala, valorizzala, amala. Sono sicuro che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Grazie, complimenti per il titolo della trasmissione. Grazie. Parla di una Messina positiva. Siamo forte in fortissimo ritardo, Francesca. Vabbè, che ora mandiamo la pubblicità. Franci, vieni perché qui. Dobbiamo mandare la pubblicità. Subito dopo abbiamo Peppino Buzzanca, nutrizionista, che per qualche minuto ci parlerà di bellezza, nutrizione, sana alimentazione e anche di trattamenti estetici, di medicina estetica. Andiamo a sentire. Dottore, c'era qualcosa da aggiungere? Novità della medicina estetica. Novità? Questo volevo aggiungere. Nella medicina estetica. Siamo in onda. Volevo aggiungere questo qua. Come dicevo prima, certamente nell'ambito della chirurgia estetica, la medicina estetica non si può trascurare. Certo. Quindi curiamo anche questo settore. Nel mio caso mi va proprio bene perché io ho un figlio medico, fa il mio stesso lavoro e fondamentalmente si occupa di medicina estetica, ma è un laserista, tant'è che abbiamo tanti laser. Per ogni patologia, tra virgolette, abbiamo un laser. Sì. Quello che volevo aggiungere per quanto riguarda la medicina estetica, lascio diciamo così al collega che accenna a tante cose che si fanno nell'ambito della medicina estetica, quindi dai filler, queste cose qua che facciamo tutti, per la adiposità non si può parlare naturalmente solo dal punto di vista chirurgico. E allora abbiamo optato una novità che c'è stata l'anno scorso fondamentalmente, quindi lo sarà anche quest'anno, un apparecchio che si chiama Clatou, che sfrutta il freddo, anzi il congelamento. Praticamente laddove ci sono le adiposità applicabili, si possono applicare questi manipoli che hanno un effetto vacuum e che tengono per un periodo di 30, 40, 50 minuti la zona congelata. Questo dà la possibilità di avere un risultato addirittura con una seduta nelle ragazze quando è una cellulite, perché ci sono i vari stadi di cellulite,
Ma comunque, se non è uno, saranno due trattamenti, raramente tre. E si risolve subito. Si risolve il problema delle adiposità localizzate. Delle adiposità. Dobbiamo, un'altra novità. Dobbiamo parlare. Grazie, dottore. Volevo accennare perché. Ha fatto bene. È una grande. Sono sì, ben accette. È una grande novità. Grazie di nuovo. Pubblicità subito dopo. E Giuseppe Buzzanca, nutrizionista. Arrivederci. Intervista di Francesca Stornante. Giuseppe Buzzanca, medico nutrizionista, ma anche medico che si occupa di medicina estetica, quindi parliamo di bellezza. La bellezza e la medicina, come si interfacciano? Intanto la nutrizione certamente non può prescindere dall'estetica, perché è fin troppo evidente che sana nutrizione poi è il preludio per una vera bellezza, anche se nutrizione non significa soltanto bellezza, nutrizione significa alimentazione corretta, significa mantenimento di certi parametri, significa crescita sana, significa mantenimento delle condizioni di benessere anche nella seconda e nella terza età. È chiaro che quando parliamo di bellezza ci riferiamo a una certa parte della popolazione che ha più, diciamo, a cuore le proprie sembianze estetiche. Devo dirti, per dirle per fortuna, che se prima questo era un patrimonio esclusivo delle donne, oggi invece diventa un'attenzione che attrae anche gli uomini, e quindi gli trattamenti estetici, che oggi sono veramente un vasto ventaglio, un grande ventaglio, perché noi possiamo parlare di bellezza e possiamo pensare alla chirurgia, diciamo quella invasiva, ma possiamo parlare di bellezza e pensare anche a trattamenti estetici di alto livello, di alto profilo. Penso ai sistemi nuovi come i raggi infrarossi, penso ai sistemi nuovi come la carbossiterapia, ma esistono anche altre opportunità come l'elettrolipolisi, tra virgolette, intelligente, cioè un sistema per sciogliere i grassi e nel frattempo allungare lo sguardo verso la muscolatura che poi è alla base del mantenimento del tono sia esteriore che muscolare in senso stretto, e quindi c'è la possibilità di scegliere. Qual è la bravura del medico che si approccia al paziente? Intanto quello di carpirne le esigenze, intanto quello di essere profondamente onesto e non pensare di trarre profitto dal trattamento, ma di offrire un servizio che unitamente alla buona alimentazione possa dare dei risultati estetici apprezzabili e soprattutto visibili, ma io dico anche duraturi, perché se è vero che un intervento chirurgico certamente ha un effetto come dire immediato molto apprezzabile, un intervento medico di tipo estetico è come dire più lungo da realizzare, e quindi i risultati sono non dietro la porta, ma una volta ottenuti quei risultati, se vi è la costanza di fare un mantenimento, di fare cioè un trattamento che tenga conto della necessità di farlo a cadenza naturale, una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, a seconda dei trattamenti, allora il risultato diventa veramente quasi definitivo. Evidentemente parliamo anche di diverse fasce di età, perché una cosa è curare una ragazza di 20 anni, altra cosa è curare una donna di 50 anni, per carità, non è che le differenze siano sostanziali, però è chiaro che i tempi di intervento, la durata dell'intervento estetico sono profondamente diversi. Ecco, quali sono le fasce di età che si affacciano per lo più a questo mondo? Guardi, un po' tutte, oggi non c'è più differenza, come dicevo poc'anzi, se non c'è differenza di genere, non c'è neanche differenza di fascia di età, perché io nel mio studio approccio pazienti di qualsiasi età, dall'adolescente che sente il bisogno di curarsi il corpo, alla signora che vuole altresì fare in modo di mantenere un volto fresco, un corpo che sia adeguato alle esigenze anche della vita moderna, perché oggi c'è molto la cultura dell'apparire e sono i mass media che ti danno molto spesso, secondo me non sempre in maniera veritiera, un'immagine del corpo della donna o dell'uomo, però è chiaro che rispetto a 20 anni fa
o 30 anni fa, quando io purtroppo, per me, ahimè, ero già medico, sono da 40 anni, e chiaramente questa cultura è a maturare. E l'esigenza più importante che noi avvertiamo è quella del continuo aggiornamento, perché in medicina non esiste una terapia che si consolida e poi resta lì per sempre, così come non esiste una nutrizione che si consolida e diventa definitiva nel corso degli anni. Bisogna continuamente aggiornarsi, cioè capire qual è il nuovo patrimonio, e poi stare molto attenti, perché molto spesso vi sono diversi improvvisati. Per esempio, ci sono dei ragazzi che magari si trovano a fare gli istruttori per caso in una palestra e diventano medici. E questo è molto grave, perché io mi trovo molto spesso nella necessità di correggere questi errori, perché vedo di diete iperproteiche, addirittura diete del gruppo sanguigno, cioè si inventa qualunque cosa pur di fare quattrini. E questo non può essere un argomento che interessa un medico o comunque un nutrizionista che abbia la coscienza di capire che davanti a sé non ha un foglio di carta o una banconota, ma ha un ragazzo, un uomo, una donna con le proprie necessità, con le proprie insicurezze, con le proprie incertezze, e quindi devi fare in modo, come dicevo all'inizio, di capire qual è la effettiva richiesta del paziente che stai trattando e poi, secondo scienza e coscienza, intervenire. Il trattamento più richiesto dalle donne in questo momento è quello invece più richiesto dagli uomini? Ma guarda, il trattamento più richiesto dalle donne è quello che passa dalla carbossiterapia, cioè da una sorta di ossigenazione dei tessuti. Quello richiesto dagli uomini è il modellamento, un po' i raggi infrarossi. E devo dirle che tutti e due i trattamenti, d'altronde, costituiscono un sistema. Cioè, oggi non parliamo più di un trattamento unico, parliamo di un sistema che deve, come dire, andare a individuare il problema e trovare la soluzione più idonea, ma anche attraverso un intervento pluridisciplinare, cioè diversi interventi che hanno come unica finalità la migliore forma. Italcase, il gruppo leader nel settore per chi cerca o vende casa. Da oltre 30 anni, il funzionario Italcase è il tuo consulente immobiliare. Italcase è l'unico gruppo che garantisce il tuo acquisto con il sistema certificato di 11 rigidi controlli. Chiedi al tuo funzionario personale immobili con garanzia Italcase Approved. Rivolgiti ad una delle 5 agenzie Italcase a te più vicine, presenti sul territorio cittadino. Italcase ti serve. Ehi, ehi, hai rinnovato l'assicurazione? Sì, con una mia amica. Come? La Casa di Ospitalità Colle-Reale, fondata nel 1828, è oggi una struttura residenziale di cura e riposo all'avanguardia per accoglienza e qualità di servizi agli anziani, anche non autosufficienti, con operatori altamente qualificati. Ampi spazi all'aperto, auditorium, biblioteca, alloggi singoli e doppi dotati di ogni comfort, assistenza medica specialistica, infermieristica e riabilitativa. Ogni giorno attività di animazione ludico-occupazionali. Casa di Ospitalità Colle-Reale, via Catania Isolato 41, Messina. Dare vita agli anni è il nostro obiettivo. La cessione del quinto dello stipendio e della pensione è solo Fincentrale, dal 1987 con serietà. Condizioni eccezionali per i pensionati INPS. Chiama subito. Fincentrale. Chiara, senza sorprese. Audio Jungle.
La macchina della verità, decima puntata. Sapete questo gioco che ormai funziona dalla prima, praticamente si sono alternate diverse vittime sulla questa sedia elettrica. E vi ricordo la puntata numero 1 il sindaco Cateno De Luca, la puntata numero 2 l'onorevole Antonio De Luca, poi abbiamo avuto Antonella Russo, consigliere comunale, l'onorevole Beppe Picciolo, l'assessore Daphne Musolino, l'ingegnere Guglielmo e poi ancora l'avvocato Marcello Scurria, l'onorevole Valentina Zafarana e l'avvocato Gianfranco Scoglio. Chi avremo questa sera sotto le fauci del giornalista o della giornalista che teniamo segregato dietro le quinte? Staremo a vedere. Sicuramente persone che hanno un po' di responsabilità verso la città. Siamo in diretta con tempo stretto perché gli amici che ci seguono su Facebook voteranno se alle domande cattive del giornalista o della giornalista la nostra vittima avrà risposto con la verità o con la bugia. Sapete tutti che qualora rispondesse con la verità avrà un premio, se invece dovesse aver detto le bugie ha firmato una liberatoria e lo bruciamo vivo di fronte a tutti in diretta. Scherziamo naturalmente, è un gioco per appurare però se sono veramente sinceri o no, e devo dire che sono sempre stati sinceri, finora abbiamo dato solo premi. E con grande piacere che questa sera qui all'Altra Messina, la città positiva, vittima della macchina della verità è l'ingegnere Claudio Cardile, presidente del Consiglio Comunale di Messina. Benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. E grazie. Chi gliel'ha fatta fare? Lei ancora... Così brutto. Lei non l'ha seguita questa trasmissione, non sa cosa va incontro. Ma partiamo perché siamo un po' in ritardo. Allora, mettiamo le mani in questo aggeggio, prego. Ecco, funziona. Mettiamola anche lì. È tutto collegato col suo cuore. Adesso le facciamo vedere anche dov'è il display del suo cuore. Perfetto, funziona tutto. Funziona, ma funziona. Questo intanto è così. La macchina non è accesa, per cui... No, non è accesa, è accesa. Sì, sì, nel caso in cui dovesse dire la bugia, non le voglio dire. Lei ha moglie, figli? Sì. Non voglio dire... Niente, per bambini stiamo giocando, è una cosa così. Allora, di là abbiamo il giornalista, e c'è Francesca Stornante che fa assistenza alla belva. E possiamo partire, se mi mettete la musica, con la prima domanda. Dopo tre domande io le chiederò se ha riconosciuto il suo aguzzino e dopo inviteremo questo giornalista a fare domande de visu, praticamente in diretta. Adesso è solo nascosto nel pieno dell'anonimato. Pronti, prontissimi, musica, via alla prima domanda e alla macchina della verità. Sì, intanto buonasera a tutti, buonasera Presidente. Vorrei partire subito con una domanda inerente al suo ruolo. Lei non è alla prima esperienza in Consiglio Comunale. Siamo passati dalle aspre contestazioni dell'amministrazione a Corinti alla volemos e bene, diciamo, dell'era De Luca. Si tratta di un maggiore senso di responsabilità o più che altro del timore di avere un confronto acceso con chi notoriamente non è molto buono con i suoi avversari politici, soprattutto sui social? Ma io ritengo che in questo momento sia più un fatto legato alla responsabilità. Ancora siamo in una fase iniziale del percorso di questa amministrazione. I risultati si dovrebbero vedere da qui a breve. Quindi immagino che il Consiglio Comunale fino ad oggi abbia pensato di voler guardare l'aspetto della responsabilità piuttosto che altri aspetti. Anche perché è una situazione un po' anomala, no, la nostra, come Consiglio Comunale, in cui non c'è nessun consigliere di maggioranza. Seconda domanda. Lei in questi ultimi mesi si è trovato in disaccordo con il sindaco, per la verità l'ultima volta l'ha bacchettato sulla posizione assunta riguardo ai dirigenti comunali.
Se dovesse dare un voto a questo sindaco, che voto gli darebbe? E poi che cosa boccia della politica del sindaco De Luca e che cosa invece promuove? Ma certamente promuovo la reattività, il modo con cui si pone e la velocità con cui affronta le questioni. L'aspetto che mi piace meno è proprio il metodo che lui utilizza, soprattutto nei confronti del dipendente pubblico in generale. Questo l'ho contestato anche pubblicamente con quella nota a cui lei faceva riferimento. Generalizzare, quella era riferita ai dirigenti, ma in generale a tutti i dipendenti comunali o di pubblico impiego. Generalizzare dicendo che il dipendente del pubblico impiego non è un fannullone, per me è una cosa falsa e sbagliata, anche perché è chiaro che questo porta a criminalizzare il dipendente pubblico e non è vero che tutti sono fannulloni. Ingegnere, vedo che il suo tracciato è normale, non la vedo in particolare ansia. Né la belva le ha fatto tanto paura forse finora. E forse Francesca, se puoi un po' dare un po' più di, non so, qualche frustatina alla belva, in modo che sia un po' più, un po' più sanguigna, perché vedo che il tracciato del Presidente del Consiglio Comunale è assolutamente normale. Dobbiamo fargli paura. Intanto però non mi ha detto il voto che dava al sindaco. È vero. Ma in questo momento diamogli una sufficienza, tanti, 6 su 10. Terza domanda. Quando c'è stata la presentazione della piattaforma del Salva Messina, lei era un po' seduto, usiamo una metafora, alla destra del padre. Il sindaco ha tessuto le sue lodi in qualità di presidente del Consiglio Comunale. Lei ovviamente in quella sede non si è espresso nel voto in consiglio, si è astenuto come di prassi, ma a lei questo Salva Messina piace? Allora, è migliore di quello che si prospettava, nel senso che all'inizio, proprio all'inizio del percorso del Salva Messina, si parlava di provvedimenti che avrebbero visto tagli consistenti, soprattutto per quelli che erano gli operatori dei servizi sociali, ma anche altri settori. Poi questo Salva Messina si è un po' sgonfiato, forse il sindaco, vedendo i conti del comune, ha capito che c'erano dei margini maggiori per poter intervenire. L'esito, il risultato del Salva Messina lo vedremo da qui a breve, nel momento in cui per l'annualità 2019 saremo in grado di capire se come comune abbiamo rispettato quelli che erano i programmi della rimodulazione del piano di riequilibrio. Se rispettiamo nell'annualità 2019 quello che noi ci eravamo prefissati, evidentemente siamo nelle condizioni di poter effettivamente salvare questo comune. Quindi che voto do? Ancora è all'inizio il percorso. Alcuni provvedimenti si stanno mettendo in atto, altri si sta un po' ritardando, ma già il fatto che siamo riusciti ad approvare il bilancio di previsione nel mese di febbraio, io da che faccio politica non ricordo che in questo comune si era riusciti ad approvare un bilancio di previsione così in questi tempi, cioè nel mese di febbraio era impensabile negli anni scorsi. Quindi già è un dato positivo. Ingegnere, le tre domande fatte nell'anonimato sono terminate. Siete stati un po' lungo, sia lei che la belva. Lei ha riconosciuto la giornalista, il suo aguzzino? Sì, l'ho riconosciuta, non ricordo il nome, dalla voce, la voce inconfondibile. Non ricorda il nome? No. E dove la vede, dove la sente, dove la legge? TCF, giornalista di TCF. L'ha riconosciuta, si chiama Barbara Turati, benvenuta. Benvenuta Barbara. Buonasera a tutti. Giornalista però di TCF. Però ora col fatto che non ricorda il nome mi costringe a essere cattivissima. Più cattiva. No, non lo tocco, non vorrei restare folgorata. No, prego, avete però domande veloci e risposte velocissime, perché dobbiamo finire tra un minuto e mezzo. Prego. Allora partiamo subito con una domanda secca. Passiamo al capitolo PD. Starbaggi, Saitta, Navarra, chi getta dalla torre e chi salva e perché? Bella domanda. Allora, è più complicato, devo necessariamente scegliere qualcuno da buttare, quindi
Buttare, non vorrei buttare nessuno, sono tre amici. Butterei Starvaggi perché comunque come segretario del partito sarebbe potuto essere più incisivo. Salverei gli altri due perché comunque non so, dico, ho detto Starvaggi perché come segretario del partito avrebbe potuto fare un po' di più. Gli altri due li terrei, li salverei, ecco. Sempre sulla questione PD, lei nella scorsa amministrazione si era detto fiero con un post su Facebook di fare parte del gruppo del PD, ma oggi il gruppo del PD in consiglio comunale esiste ancora? Certamente, certo che esiste. Ci sono, il nostro partito è un partito plurale con tante anime, anche in consiglio comunale questo viene dimostrato a tutti gli effetti, ma certamente che esiste, è un partito vivo e vegeto e vedrete tutti anche per le prossime elezioni regionali quanto questo partito sarà vivo, soprattutto a Messina. Le primarie hanno dimostrato che insomma i messinesi hanno voglia di tornare a credere nel Partito Democratico, sono andati in massa a votare. Secondo lei il Partito Democratico a Messina intorno a quale nome dovrebbe convergere? Ma io sto seguendo queste elezioni europee, io non credo che ci saranno candidati messinesi e questa cosa mi dispiace. E secondo me dovremmo ragionare su un nome di Messina, non saprei darle un nome però, dovremmo certamente ragionarci, però i candidati come voi sapete sono 8 e il collegio è Sicilia-Sardegna, quindi non è facile avere un candidato per provincia, però se ne deve certamente discutere in direzione e capire. Però De Luca ce l'ha fatta con la Mussolini. De Luca ce l'ha fatta, ha fatto degli accordi in Forza Italia, è chiaro che questo diciamo incide anche sul Consiglio Comunale, nel senso che è chiaro che De Luca non è più una lista civica, ma si è schierato politicamente con il centrodestra e con Forza Italia. È un dato emblematico. Abbiamo terminato. Daniela, prego, come no. Ciao. Allora, bella. Come sta la nostra vittima? Lei non si può alzare perché ora viene il bello. Ora c'è Raffaella che ci dice che cosa dicono, cosa hanno votato gli amici di Tempo Stretto. È stato bugiardo Pinocchio o è stato sincero? È stata una diretta molto seguita e già dalle prime domande il popolo di Facebook ha detto che dice il vero. Non è possibile. Ma io non ci credo. Tutti sinceri, tutti bravi, tutti sinceri, nonostante le domande siano state di taglio. Sono state fatte molto bene, soprattutto le ultime. Si può alzare, perché si può alzare il nostro gioco. Non si prego, ricordava il nome. Hai fatto bene. Il nostro gioco termina qui. Grazie a Barbara grazie Turati a voi, della redazione di TCF, grazie per questo essere per venuta omaggio, Barbara, e grazie a lei per essersi prestato a questo gioco simpatico, grazie. Almeno speriamo che sia così, sì, ma non siamo riusciti a fargli paura, battito normale. Questo è un simpatico omaggio di Claudio Calabro della Sera Argenti, grazie all'ingegnere mille. Cardile, grazie buon lavoro in consiglio grazie. Comunale, grazie a Barbara Lanciamo Turati, amala! La rubrica Amala. Daniela Conti. Esatto. Conosci Daniela Conti? Come no? Daniela con i suoi ospiti e ad Amala. Straordinario. Tra pochissimi secondi. Arrivederci. Grazie. Grazie. Siamo al consueto appuntamento con la rubrica Amala. Questa sera ho il piacere di avere un ospite straordinario come tutti quelli che sono venuti e come tutti noi siamo straordinari perché ognuno di noi è unico. Quest'ospite si chiama Giampiero Già. Ciao Giampiero, benvenuto. Ciao Daniela, grazie per l'invito. Ti ho invitato perché io ti ho visto, noi ci conosciamo poco, però io ti ho visto una volta sola in un'occasione e mi ha colpito il tuo cuore, tant'è che mi sei rimasto dentro. E pensando ad un ospite da invitare a questa rubrica a cui tengo moltissimo, tu mi sei venuto subito in mente. Tu sei una persona che trasmette, almeno a me, trasmetti delle vibrazioni dell'anima molto forti, sento un cuore bello e
Volevo che tu ci raccontassi come hai incontrato questa città. Tu non sei nato a Messina. No, io sono nato a Genova, io ho vissuto lì fino a quasi 10 anni. Poi ti sei trasferito qui poi, in città? Poi, vabbè, i miei hanno preso delle strade diverse, io sono arrivato a Messina perché mia madre è di Messina e in qualche modo ho deciso di rimanere in questa città. E come ti ha accolto questa città, Messina? Città di mare, tu vivevi a Genova, quindi sì, venivi da una città di mare, una città che accoglie. E sei venuto a Messina, che dovrebbe essere anche una città che accoglie. Ti ha accolto bene questa città? Guarda, all'inizio ricordo benissimo che è stato abbastanza traumatico, proprio perché le città, seppur tutte e due di mare, sono molto diverse tra di loro. Genova è una città del nord Europa, già mi ricordo che 20 anni fa facevano la raccolta differenziata del vetro, diverso per colore addirittura, quindi c'erano le campane col vetro marrone, trasparente e verde. Io sono arrivato in una città che ovviamente non si, cioè ovviamente cioè, purtroppo stiamo non si cominciando parlava, ora a fare esatto, la raccolta finalmente differenziata siamo adesso solo in alcune zone della città, infatti. Quindi già per dirti c'era proprio questa forte differenza anche nel modo di vivere la città, nel modo di vivere le strade, molto e quindi molto questo diverso. Bambino che si è ritrovato ad andare a scuola qui e ha dovuto un pochino adattarsi, ha dovuto capire la lingua. Perché certo la lingua non era così semplice. Qui lo si parla molto certo, anche da piccoli ed è molto difficile. Certo. E poi soprattutto il modo diverso di porsi, che secondo me ha pure degli aspetti molto belli, vantaggiosi. Qui siamo molto più calorosi, immediati, molto più diretti. Quindi questo è un vantaggio, bisogna sapere usare i vantaggi. Esatto, tu sei andato a scuola e hai avuto qualche professore che ti ha stravolto, può essere? Un professore sì, che sì, ti ha colpito in una maniera pazzesca? Sì, in prima media, il primo giorno di scuola, in prima media... Dove andavi a scuola? A Enzo Drago. Enzo Drago, una scuola famosa, diciamo. Sì, ho fatto le medie e lì, il primo giorno di scuola media, ho conosciuto Renata Corinti, ex sindaco di Messina. Che è da lì è e stato, ti ha colpito perché? Cosa ha fatto è Renato? È stato folgorante. Lui il primo giorno di scuola, ricordo benissimo che è entrato e ha detto subito non chiamatemi professore. Ha chiesto insomma di essere chiamato per nome. Ma al di là di questo mi è piaciuto tantissimo il suo modo di approcciare con i ragazzi, nel senso il suo modo di in qualche modo essere autorevole senza, diciamo... Senza incutere timore. Esatto, senza incutere timore. E poi soprattutto... Il fatto di trattare, cioè di chiedere a tutti insomma, lo stesso trattamento, la stessa dignità. Una delle sue frasi fu: se vi alzate quando entro io in classe, vi dovete alzare anche quando entra il bidello. Certo. Quindi in qualche modo riconoscere anche al bidello la dignità. E questa è bellezza, per esempio. Sì. Anche questa è bellezza. La bellezza è riconoscere che l'altro siamo noi, che siamo uguali, con ruoli differenti, ma questo non vuol dire che qualcuno sia migliore di un altro. Sì, assolutamente. Solo per il ruolo che ricopre. Io penso che qualsiasi sia il nostro ruolo nella nostra società, la professione che facciamo, se non diamo dignità all'altro non ce l'avremo nemmeno. Non ce l'abbiamo noi, infatti questo è vero, Giampiero. Senti, e poi tu sei cresciuto e ti sei dedicato, a cosa gli dedichi oggi? Ma io mi occupo di comunicazione, social, siti web, grafica, diciamo, è proprio questa la mia professione. Sono dipendente di un'azienda di informatica piuttosto, diciamo, importante e questa è la mia occupazione principale. E adesso questa città com'è cambiata rispetto a quella che ha conosciuto il bambino di 10 anni tornato da Genova? È cambiata tantissimo ed è qui che ho deciso di rimanere nonostante le opportunità per andare fuori. Questa è una cosa importante, molti ragazzi se ne vanno via. È importante rimanere e farli cambiare, e farla cambiare la città, no? Io credo che dipenda dall'approccio con cui uno appunto vive la città. Io ho deciso di rimanere perché comunque qui... Tu come la vivi questa esatto, città? Esatto, io qui trovo che ci siano tantissimi stimoli. Faccio un esempio, anche un parallelismo. Se vai a Roma, qualsiasi sera, qualsiasi cosa vuoi fare, c'è. Vabbè, certo. Quindi devi inventare qualcosa. Allora, chi ha voglia di inventarsi, chi ha voglia di creare, a Messina sicuramente trova spazi. Trova spazi, trova un clima favorevole, trova... Trova le persone pure che hanno voglia di stare esatto, insieme, questo c'è da noi, sì, questa sì, è una cosa moltissimo, bella. C'è anche la capacità di fare gruppo anche molto facilmente. Facilmente, di essere calorosi, pure affettuosi. Secondo me noi se ci sappiamo liberare di alcune cose, di alcune zavorre, forse a volte mentali, no? Legate a dei limiti che ci imponiamo da soli, possiamo essere veramente tutti straordinari, come dicevo io. Io credo che Messina abbia tantissime chance. E tu come te la vedi, questa Messina di un futuro vicino, in cui... Tutti possiamo vivere meglio, come la immagini? Ma io confido tantissimo nelle nuove generazioni e nelle donne. Bello, questo mi piace. Perché le donne sono portatrici di bellezza, per esempio.
sono non solo portatrici di bellezza, ma hanno, penso che incarnano in qualche modo la capacità di essere non solo accoglienti, ma anche hanno una forza che secondo me supera di gran lunga perché la donna è madre, il maschio, l'uomo, e deve per forza a tutti i costi riesce a trovare in qualche modo delle riserve energetiche che gli permette di fare anche più cose contemporaneamente. E quindi dimmi, come te la vedi questa città? Una città dove le donne hanno un ruolo, sì, io spero che ci siano fondamentale un bel gruppo di donne che in qualche modo in tutti i vari livelli politici, artistici, economici prendano un pochino in mano la direzione o comunque il destino di questa città. E che questi ragazzi invece di andare a studiare fuori e non tornare più rimangano qua in città. Anzi no, andare a studiare sì, ho detto non tornare più, impara e torna qui e porta metti in qui pratica il mestiere che hai studiato, il mestiere che hai scoperto, portalo qui a Messina perché secondo me ci sono le possibilità. E quindi io spero che questa cosa che noi stiamo dicendo si concretizzi, che tu possa fare al meglio il lavoro che vuoi fare e aiutare la città a crescere, perché la città ha bisogno di tutti noi, non bisogna avere preconcetti nei confronti di nessuno, bisogna essere aperti a tutti quelli che hanno dentro il cuore e che lo vogliono tirare fuori. Io credo che ognuno può dare la propria parte, senza necessariamente essere un leader o comunque portarsi sulle spalle un carico eccessivo anche di impegno. Ognuno nel suo piccolo può fare insomma la propria parte, dare il proprio contributo per migliorare questa città. Quindi tutti noi possiamo essere costruttori di una città molto più bella. Cioè, dobbiamo solo assumere la responsabilità di questo cambiamento. Gian Piero, io sono molto felice che tu sia grazie, venuto. Daniela, ti regalo la spilletta della trasmissione. Bellissimo, un omaggio della Amala della Sera Argenti. Grazie. E grazie di cuore Gian Piero. Grazie a voi. BNO Informatica, il punto di riferimento dell'informatica a Messina. Da sempre i nostri clienti, privati, professionisti ed aziende, si affidano a noi per l'acquisto di computer ed accessori, per l'assistenza tecnica specializzata anche a domicilio. BNO Informatica è anche recupero dati da computer, tablet e smartphone. BNO Informatica si trova in via Garibaldi 80, Messina. Seguici anche su Facebook ed Instagram, www.bnoinformatica.it. Il patronato Encal Cisal, presente sul territorio nazionale ed estero, offre ai lavoratori, sia dipendenti che autonomi di ogni categoria, un'assistenza qualificata nello svolgimento delle pratiche presso i vari enti assistenziali e previdenziali, nonché presso il Ministero del Tesoro, enti locali, per le pratiche attinenti al trattamento di previdenza. Ente nazionale e confederale assistenza lavoratori. Contattaci allo 090 29 38 627 o al 348 4703 562. Patronato Encal, via Torino, isolato W, angolo via industriale, Messina. I tuoi diritti, il nostro dovere. We'll be right back.
La cessione del quinto dello stipendio e della pensione è solo Fincentrale, dal 1987 con serietà. Condizioni eccezionali per i pensionati INPS. Chiama subito. Fincentrale. Chiara, senza sorprese. Veloci, 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 veloci. Che abbiamo cosa c'è sforato, adesso? Veloci, dimmi, dopo Amala e dopo Daniela col suo ospite, eh? Ora abbiamo la parte dedicata a Nino Principato, The Man. Grazie, buonasera, grazie. Architetto. Va bene, grazie, grazie. Prego. Dove ci porti stasera? Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Amarcord, dove stasera ci porti? Vedremo Messina in camicia nera, però no. Devo fare una precisazione. Io non sono fascista, non sono comunista, sono contro qualsiasi dittatura, sia di destra, sia di centro e sia di sinistra. Bene. Voglio soltanto far vedere uno spaccato della città che ha fatto anche la storia della nostra Messina, ed è un periodo in cui Messina era in camicia nera, come certo, tutte le altre città durante il periodo, prego, del fascismo. E partiamo con la prima immagine. 22 giugno del 1923, Benito Mussolini, fondatore dell'impero, viene a Messina. Ecco, viene in città, questo è Palazzo Carrozza, sede della ex RTP, siamo nella zona di Passeggio del Mare, si sta dirigendo alla prefettura e parlerà ai messinesi. Questa è la prima visita che farà in città. È un periodo importante per la ricostruzione della città. È un periodo molti importante, come qua dal balcone. Perché? Perché lui mette in liquidazione l'Unione Edilizia Messinese. L'Unione Edilizia Messinese era stata costituita, una specie di consorzio, per ricostruire la città. A lui si accorge che effettivamente di città non si è ricostruito un bel niente, perché segnava il passo alla ricostruzione. E allora abolisce completamente questa Unione Edilizia Messinese e esprime in maniera così efficace, come faceva lui, perché era un personaggio comunque che aveva questa sua, questo suo carisma, questo modo di parlare particolare, esprime appunto la volontà del fascismo di ricostruire la città di Messina, e Monsignor Paino sarà uno che beneficerà soprattutto dei finanziamenti di quel periodo per ricostruire tutte le chiese, tutti gli istituti religiosi, tutti gli istituti di beneficenza che c'erano a Messina. Ritorna nella nostra città il 10 agosto del 1937, una curiosità, questo grande muraglione di Cristo Re con la scritta Duce che si vedeva anche a grandi distanze. Qui è sulla nave, con la motovedetta dalla zona di San Ranieri arriva la nostra città. 10 agosto del 1937, viene a Messina, lui amava moltissimo le rappresentazioni da Cinecittà, Hollywood non c'era, cioè, o meglio c'era, però non si poteva dire Hollywood in Italia perché c'era l'autarchia, non si poteva dire Abbasciuri, si doveva dire Paralume, non si doveva dire Autobus che era Daniela, ma Torpedone, si potevano leggere i libri che venivano da fuori, Bene, quando lui arriva il 10 agosto del 37, qua siamo nella zona di Palazzo Weigert, questa è l'abside centrale della nostra cattedrale, la via Argentieri, e c'è questo grande striscione che accoglie appunto questo personaggio. E dicevo, siccome lui amava queste grandi sceneggiature alla Cinecittà, costruiscono apposta per lui una prua di nave. Questa prua di nave, in materiale effimero, viene messa davanti al balcone del Salone, oggi il Salone delle Bandiere, allora il Salone della Rappresentanza. La Domenica del Corriere gli dedica la copertina il 22 agosto del 37 e lui parla da questa prua di nave. E le sue parole sono queste, dice: sono venuto per vedere, per verificare quello che si è fatto, ma sono venuto soprattutto per vedere, per verificare tutto quello che c'è da fare. E nel 1937 lui promette solennemente, cosa che sarà mantenuta, questa è storia, quindi non è apologia assolutamente di fascismo, me ne guarderei bene, ma è storia. Nel 1937 lui dice che entro 2 anni sarà realizzata a Messina la stazione marittima e ferroviaria. Bene, in soli 2 anni a Messina si realizza questa grande opera, che forse è una delle stazioni più belle d'Italia, opera di Angelo Mazzoni, è l'autore di Roma Termini, l'autore di Santa Maria Novella a Firenze, diciamo, era specializzato questo ingegnere proprio per la costruzione di stazioni ferroviarie. Quindi in 2 anni si realizza quest'opera eccezionale, perché è un'opera di architettura razionalista che sicuramente è di una grande bellezza. Mussolini poi si reca nell'ospedale Piemonte, che era stato già costruito, guarda il plastico, questo è l'onorevole Giuseppe Catalano che gli sta facendo vedere il plastico dell'ampliamento dell'ospedale Margherita.
E il 9 maggio del 1937, anniversario dell'impero, c'è una sfilata in camicia nera con tutti i gagliardetti. Ogni gagliardetto ricorda una delle colonie africane, Addis Abeba, Tripoli, Faccetta Nera, c'era la canzone Bella Abissina e così via, no? Siamo davanti al genio civile. Questa è una foto di fascisti messinesi in divisa, e c'è pure la data sotto, e poi ci sono gli avanguardisti, perché allora i ragazzi partivano con essere figli della lupa, poi si diventava balilla, poi avanguardisti, poi giovani italiani, mentre le bambine erano piccole italiane, perché non c'era i figli della lupa per loro, piccole italiane, poi diventavano giovani italiane. E questo è una levata fascista, il famoso sabato fascista che si teneva a Piazza Municipio. Queste sono le piccole italiane, siamo nel campo ex GIL, che si chiama così perché è l'acronimo di Gioventù Italiana Littorio. Le massaie rurali, sempre a Messina. E poi la battaglia del grano, questo è il palazzo municipale con le scritte in verticale vincere su tutti i pilastri, e ci sono tutti balilla che raccoglievano il grano, la famosa battaglia del grano di cui il Duce era proprio uno dei grandi sostenitori. Siamo sempre a Piazza Municipio, chi lo direbbe, questo è il podestà dal Contres, ci sono alcuni personaggi, alcuni gerarchi fascisti, e proprio durante il periodo della battaglia del grano. Una manifestazione dei Vigili del Fuoco davanti al Palazzo Municipale. Anche qui c'è una adunata, siamo nel 4 novembre, la commemorazione dei caduti della guerra, e qui della prima guerra mondiale, ovvio, e qui c'è la piazza Municipio, vedete com'era allora, cioè senza quella selva selvaggia che oggi ha oscurato completamente questa facciata importante di Antonio Zanca, di questo palazzo splendido. Via Brescia, siamo nel 1933, qua c'è il ragazzino, vedete, il piccolo avanguardista. E qui invece c'è una foto storica, Giuseppe Bottai, che allora è il ministro della pubblica istruzione, arriva a Messina il 9 aprile del 1937 e prenderà la parola a Piazza Università, questo è il rettore dell'università, il professore Vinci. Eccolo qua, questo è Giuseppe Bottai a Messina 9 aprile del 1937 davanti al plesso universitario. Un'altra sfilata fascista a Piazza Municipio, con i gagliardetti. Qui siamo invece nella via Tommaso Cannizzaro, questo è il tribunale, da notare i binari del tram, perché pochi lo sanno, ma il tram saliva dalla via Tommaso Cannizzaro, arrivava a Gravitelli, città del ragazzo, e poi scendeva. E i ragazzini della caserma Sabato, divisione legione moschettieri. Questi sono i piccolini, sempre figli della lupa, pronti, vedete, per partire per la colonia estiva, che era all'Istituto Marina, allora si chiamava Ospizio Benito Mussolini. Palazzo della Provincia, alcune squadre fasciste che stanno transitando per la strada, e da notare per esempio questo traliccio per l'impianto di pubblica illuminazione. Messina, piazza del Municipio, la Casa Vittoria con la M di Mussolini. Ancora il oggi catasto, allora appunto la Casa Littoria, sono delle immagini dell'epoca abbastanza rare alcune. Questo qua è l'interno, chi lo direbbe, è il palazzo del catasto, questo è un busto di Mussolini, e poi questa grande scritta che campeggiava sul bastione di Cristo Re, che si vedeva anche da lontano, vedete? Qua ci sono gli americani che sono entrati a Messina esattamente il 17 di luglio del 1943, e poi qua c'era quello che i messinesi chiamavano Ubriglio, e Ubriglio praticamente era specie il birillo, no? Ed era una stele Littoria che era esattamente a Piazza Cairoli. Eccola qua, questa è la stele Littoria al centro di Piazza Cairoli, che oltretutto era opera di un architetto Camillo Autore, e c'era la scritta Dux ripetuta per decine e decine di volte. Siamo alla fine di questa Messina in camicia nera, questa è una bellissima foto di Nunzio di Dio, uno dei simboli del periodo che è stato recuperato. C'è qualche palazzo che ancora ce l'ha? Sì, che ce l'ha ancora. In via Garibaldi, in via Citarella. E concludo con questa immagine, perché è un'immagine che a me fa tenerezza, perché ci sono queste due bambine col fiocco in testa, vedete, col vestitino bianco messo qua nella ringhiera, e poi c'è il ragazzino, il figlio della lupa, che li sta guardando. Bene, grazie per aver portato tutto. Ci vediamo più tardi poi per Messina Misteri. Tra pochi secondi ci vediamo per Messina Misteri. Facciamo subito accomodare il tuo ospite, Messina Misteri, qui all'altra Messina.
La città positiva, decima puntata. E di che cosa parlano stasera? Questo annuncio. Non ci sa, è un mistero, Anthony. Prego. Anthony, non ci fermiamo mai. Sei uno splendore. Anthony. Allora, è la puntata sulla bellezza. E sulla primavera, questa decima puntata che è andata velocissima con un sacco di amici, di professionisti, di ospiti. E adesso siamo in piena zona Principato, non parliamo più, non rubiamo di più secondi. Si tratta di? Perché qua... Mistero. La cosa è seria. Messina Mamma Misteri. Mia. Prego. Grazie e buonasera a tutti. Messina Misteri, fantasmi, occulto, misteri, miracoli. Stasera parliamo di miracoli e parleremo delle Madonne venute dal mare. E partiamo subito con la prima immagine. Questa è la Badiazza, una bellissima litografia acquerellata del De Wint, Peter De Wint del Settecento, che fa vedere questa vallata con questa splendida chiesa che grazie a Dio ancora esiste. Ancora una veduta della Badiazza vista da ovest, questa è la facciata. Anche questa è una litografia stavolta ottocentesca, questa è del 1866 di una rivista tedesca, quindi per dirvi che importanza aveva questa chiesa per essere addirittura pubblicata in un settimanale tedesco, 1866. La situazione oggi, il torrente è stato convogliato e questa è la parte laterale, questa è una vista dall'alto, è una chiesa fortezza perché c'è pure l'emerlatura, all'occorrenza diventava anche una struttura difensiva fortificata, la facciata dopo lo sterramento. E questo è l'interno, veramente suggestivo, è un luogo dello spirito fra pochissimi esistenti nella nostra città, veramente un'opera eccezionale perché si condensano culture sveve, cistercensi, aragonesi, normanni, c'è un po' di tutto. Un'altra bella immagine della copertura con le volte a crociera costolonate con cibicromi in pietra calcarea gialla e in pomice lavica nera, un altro bellissimo interno con il settore absidale. Questi sono i matronei senatorium da dove si assisteva alla messa dall'alto. Veramente spettacolare. E poi questa è la chiesa di Montalto, ma non quella che vediamo ancora oggi. Questa è del 1911 dell'architetto Angella, è stata la prima che fu realizzata con l'ingresso rivolto a ovest e l'altare rivolto ad est. Poi, essendo molto piccola e molto frequentata, viene modificata, questa è sempre quella del 1911, viene abbattuta, demolita e viene realizzata quella che ancora oggi abbiamo nella nostra città, nella zona della Caperrina, ed è questa qua. Bellissima questa immagine degli anni 30 con la scalinata, la rampa della colomba che porta direttamente a Montalto, al santuario. Anche questa è una bella immagine degli anni 50, prima della speculazione edilizia massiccia che ha un po' rovinato questa zona, Largo Basicò. E dopo Montalto vediamo una bellissima immagine di grotte, questo è il santuario di grotte, e poi c'è il tram, siamo nell'Ottocento, questo tram che arrivava addirittura fino a Barcellona Pozzo di Gotto. Hai fatto una puntata. È vero, la tutte faremo. Le fermate la riprenderemo. Fermata per fermata, tu ci avevi la foto, la riprenderemo. La cartolina, il nome del capostazione, e dei passeggeri del tram. E i passeggeri uno per uno. Codice fiscale, uno per uno. Questa è la chiesa della Madonna della Calispera che si trova a Contessa, la nuova chiesa madre di Contessa. Questa è la chiesa, quella antica, quella di epoca sveva. E poi questa è la chiesa degli anni 20, Contessa. Qui siamo invece all'Arderia. Una bellissima immagine degli anni 30 di questa chiesa. Sono una serie di chiese che vi sto facendo vedere, questo è l'altare maggiore barocco. E poi qua ci abbiamo Dinnammare, dove c'è appunto questa bellissima manifestazione di agosto della Madonna di Dinnammare, dove c'è un santuario. E lo vediamo, questo è il santuario, la foto è di Nunzio di Dio, uno dei fotografi più bravi che abbiamo nella nostra città. Molto sensibile, questa è la facciata del santuario di Dinnammare. Dinnammare vuol dire bimaris, due mari, lo Ionio e il Tirreno. E queste sono altre due foto di Nunzio di Dio spettacolari, guardate che bellezza, di questo santuario. Bene, vi ho fatto vedere queste chiese, perché? Perché sono legate alle Madonne venute dal mare. E per parlare di queste Madonne venute dal mare, io mi avvicino accanto a Marco Grassi, ciao Marco, storico della nostra città, personaggio veramente conosciutissimo che si è impegnato, nonostante la giovane età, da sempre per portare avanti quelle che sono le tradizioni, sono le nostre città, ricordo a tutti tra le tante cose che lui è componente anche del Comitato Para. E a Marco Grassi, autore anche di molte pubblicazioni, faccio la prima domanda. Abbiamo visto la Badiazza
Ci vuoi dire questa badiazza che cambia poi nome e in virtù di che cosa? Certo Nino, intanto grazie per l'invito. Prego. Queste Madonne venute dal mare segnano in pratica e documentano che Messina era latina ma era anche greca, questi due polmoni, e quindi il polmone greco e il polmone latino. L'arrivo a Messina di queste icone provenienti dal mare testimoniano il legame forte che la città dello Stretto ha avuto sempre con l'Oriente cristiano, e quindi tante icone vennero in città proveniente dalla Grecia o dall'Oriente. Nel caso particolare della Badiazza, quello più emblematico, addirittura l'arrivo prodigioso, perché poi l'arrivo di queste icone, questa è la bellissima icona che finalmente si può ammirare da 2 anni nella chiesa dei Catalani, perché questa chiesa, questa immagine, la sede originaria era la Badiazza, infatti in origine era Santa Maria della Valle, ma con l'arrivo prodigioso di questa immagine si narra che arrivò a bordo di una nave nel porto di Messina, e questa nave poi a un certo punto non poté più partire, non si spiegavano il motivo, poi alla fine trovarono questa immagine, che è un dipinto su tavola, all'interno della stiva, e una volta scesa sulla banchina portuale la nave poté partire. Ma lì nacque un piccolo incidente diplomatico, perché i canonici della cattedrale la volevano per la cattedrale, alcune suore la volevano per i propri monasteri, e allora si decide di imporre questa icona su un carro tirato da buoi, ma buoi senza nessun conducente, quindi una sorta di carromatto. E quindi questi buoi senza nessun conducente pian piano risalirono la Fiumara di Milazzo di San Francesco di Paola, detta oggi Giostra, e giunsero proprio dinanzi la porta principale del monastero benedettino cistercense di Santa Maria della Valle. Da quel momento la chiesa cambierà nome, diventerà Santa Maria della Scala, grazie a questa particolare iconografia, perché questa icona proveniente dall'Oriente raffigura la Vergine Maria che tiene in mano una scala. E che cos'è quella scala? È un'allegoria di Cristo, perché Cristo, tramite Cristo saliamo verso i cieli, e anche la Vergine Maria è un tramite verso il cielo, verso la vita eterna. E questa immagine era così tanto venerata in città, sicuramente era una delle immagini che i messinesi avevano un legame particolare. Perché? Perché durante l'epidemia di peste del 1347 i messinesi non sapevano a che santo votarsi, e allora si rivolsero alla Madonna della Scala, e l'icona fu portata in processione in città. Da quel momento i messinesi, liberati dalla peste, non vollero che l'immagine lasciasse la città, e quindi da lì a poco verrà eretta una nuova chiesa della Madonna della Scala sul viale Boccetta, proprio accanto all'attuale Palacultura, e poi pian piano anche le monache si trasferiranno in questa chiesa splendida, andata distrutta col terremoto del 1908. Marco, un'altra icona è legata al santuario di Montalto che abbiamo visto poc'anzi, un'icona venuta anch'essa dal mare, quindi fa parte di queste Madonne venute dal mare, prodigiose, eventi veramente miracolosi, perché evidentemente queste tavole, questi dipinti, per virtù appunto della Vergine Maria, volevano rimanere nella nostra città. Sì, testimonio questo legame, quasi quasi sono una conferma, almeno nei secoli furono viste come una conferma di quel particolare legame che unisce Messina a Maria. Ricordiamoci la lettera che secondo la tradizione Maria scrisse alla città. E guarda caso anche il santuario di Montalto, uno dei santuari mariani più importanti della città, ha il dono di un'immagine mariana. Il santuario è eretto per la volontà della stessa Vergine Maria, con la celebre apparizione della Bianca Colomba sul colle di Montalto. Da lì a poco, siamo già nel 1300, arriverà un'altra immagine, sempre con queste navi levantine, queste imbarcazioni che facevano la sosta a Messina, perché Messina era tappa obbligata, porta d'Oriente ed Occidente, e anche in questo caso l'immagine non volle più lasciare la città, e quindi condotta sempre attraverso questi carri di buoi senza nessun conducente, questa volta
l'immagine arriverà in cima al colle, al sacro colle della Capperina, e ancora oggi questa icona è posta lì sull'altare maggiore, icona venerata, ricordiamo, anche da San Giovanni Paolo II, che donò all'immagine una corona del rosario, posta anche in questo caso davanti alla manta argentea, perché tutte queste sacre immagini a Messina, guarda caso, a conferma anche del legame con la cultura orientale, sono ricoperte da questo rivestimento d'argento. Bene Marco, adesso abbiamo uno stacco pubblicitario e poi ci rivediamo per parlare ancora di queste Madonne venute dal mare. Italcase, il gruppo leader nel settore per chi cerca o vende casa. Da oltre 30 anni, il funzionario Italcase è il tuo consulente immobiliare. Italcase è l'unico gruppo che garantisce il tuo acquisto con il sistema certificato di 11 rigidi controlli. Chiedi al tuo funzionario personale immobili con garanzia Italcase Approved. Rivolgiti ad una delle 5 agenzie Italcase a te più vicine, presenti sul territorio cittadino. Italcase ti serve. La cessione del quinto dello stipendio e della pensione è solo Fincentrale, dal 1987 con serietà. Condizioni eccezionali per i pensionati INPS. Chiama subito. Fincentrale. Chiara, senza sorprese. Ehi. Ehi, hai rinnovato l'assicurazione? Sì, con una mia amica. Come? Change, il servizio di cambia valute a Messina. Acquisto e vendita a valuta estera. Change presso Fincentrale, via Garibaldi numero 102, Messina. La Casa di Ospitalità Colleriale, fondata nel 1828, è oggi una struttura residenziale di cura e riposo all'avanguardia per accoglienza e qualità di servizi agli anziani, anche non autosufficienti, con operatori altamente qualificati, ampi spazi all'aperto, auditorium, biblioteca, alloggi singoli e doppi dotati di ogni comfort, assistenza medica specialistica, infermieristica e riabilitativa, ogni giorno attività di animazione ludico-occupazionali. Casa di Ospitalità Colleriale, via Catania Isolato 41, Messina. Dare vita agli anni è il nostro obiettivo. Bene, siamo accanto a Marco Grassi, storico della nostra città, e stiamo discutendo, parlando con lui, chiacchierando su queste Madonne venute dal mare che costituiscono degli eventi prodigiosi, miracolosi, che hanno caratterizzato la storia religiosa della nostra città. Abbiamo visto Santa Maria della Scala, abbiamo visto la Madonna di Montalto, parliamo anche di grotte, perché anche a grotte c'è un'immagine che venne appunto prodigiosamente dal mare. Sì, bellissima questa immagine che vede la processione del venerato simulacro nell'antica strada consolare Pompea. Anche in questo caso un'immagine, secondo gli storici Placido Samperi e anche il Gallo, si fermò in questo luogo già venerato da secoli, perché ricordiamo che la chiesa della Madonna di Santa Maria delle Grazie o della Grotta, edificata da Simone Gullì nel Settecento, sorge nei pressi di una grotta dove fin dal periodo pagano vi era un tempio dedicato a Diana. Quindi possiamo immaginare che il culto di Diana con l'arrivo del cristianesimo fu modificato alla Vergine Maria, e guarda caso poi da lì a poco possiamo pensare che un'immagine mariana sia arrivata lì, forse anche in epoca bizantina, possiamo anche ipotizzare questo, durante
l'iconoclastia della Grecia. Leone Saurico. Quindi non escludiamo anche questo, visto l'antichità del luogo di culto. E quindi da lì questa immagine venne conservata nella grotta, ormai trasformata in chiesa. E da lì, siccome furono tanti miracoli nei secoli, il titolo di Madonna della Grotta diventerà Madonna delle Grazie, per le tante grazie elargite al popolo messinese. E quindi poi nel 600 verrà eretta questa monumentale chiesa realizzata da Simone Gulli con questa tipica cupola. E ancora oggi è forte la devozione dei messinesi e soprattutto dei villaggi della Riviera Nord che ogni anno, in occasione della festa dell'8 settembre, rendono omaggio alla Madonna delle Grazie di Pace. Marco, anche il villaggio di Contesse, che deve il suo nome a queste tre contesse che abitavano lì e fondarono questa chiesa di Santa Maria della Calispera, c'è una Madonna prodigiosa venuta dal mare. Sì, in questo caso è quasi è carino questo toponimo, perché Madonna della Calispera. Stiamo vedendo l'immagine, quella della Madonna della Calispera. Che è una tipica immagine orientale, solitamente in gran parte di queste immagini sono delle Madonna o di Gidria, colei che indica il cammino, infatti con la mano indica il cammino, cioè indica Cristo, bisogna andare verso Cristo. E in questo caso questa icona fu lasciata da dei marinai greci che prima di andare via salutarono gli abitanti di Contesse Calispera. E dissero Calispera, e cioè? Giustamente, buonasera. Ecco. E quindi salutarono dicendo buonasera. Giustamente i villici là del posto non capirono Calispera, Madonna della Calispera. E quindi anche in questo luogo l'arrivo prodigioso di questa immagine alimenta la già forte devozione mariana del popolo messinese e viene posta in questa bellissima chiesa che ahimè versa un attimino cattive condizioni, nonostante il parroco negli anni ha cercato di aprirla, ma ricordiamo è su due livelli, certo. C'è la parte inferiore che è la parte più c'è antica, pure la cripta, c'è. Che è inaccessibile, certo, attualmente, quindi certo. Un altro monumento che andrebbe attenzionato e valorizzato tra i tanti abbandonati del nostro territorio. Marco, e poi abbiamo il veneratissimo santuario della Madonna di Dinamare, ce ne vuoi parlare? Quindi vediamo, se pensiamo ai santuari, sicuramente anche il santuario di Dinamare, che è uno dei più importanti perché è posto lì in cima a una delle vette più alte dei Paleolitani, a controllare, a proteggere la città. E in effetti questo luogo, come la chiesa della Grotta, era un luogo venerato anche in epoca pagana, perché vi era un tempio dedicato a Nettuno. E quindi anche in questo caso, con la conversione dei messinesi al cristianesimo, questo tempio pagano diventerà sicuramente un luogo di culto cristiano. E quale sarà il prodigio, Marco? Il prodigio, guarda caso, è l'arrivo anche in questo caso di un'icona. Addirittura in questo caso l'icona era trasportata da due delfini. Infatti nell'iconografia della Madonna di Dinamare l'immagine è posta sul dorso di due delfini che arrivarono sulla spiaggia sottostante e poi si decise, guarda caso, di portarla dove? Lì dove sorgeva il Tempio di Nettuno, quindi lì in quell'antico luogo di culto pagano riconvertito alla fede cristiana. Come dicevo all'inizio, tutti questi prodigi o presunti tali testimoniano questo, testimoniano il legame della città di Messina al mondo greco e tante immagini che arrivavano in città o per miracolo o semplicemente perché portate qui dai marinai, da commercianti, alimentò fortemente la devozione mariana della nostra città. Marco, stiamo vedendo una processione, ce ne vuoi parlare quando si svolge, questo cosa succede? Il pellegrinaggio annuale che vede il trasferimento dell'icona ottocentesca della Madonna, perché l'antica icona è andata perduta. Questa è un'immagine ottocentesca conservata nella chiesa di Larderia e ogni anno viene portata al santuario in pellegrinaggio con questi sentieri tortuosi per poi far ritorno a settembre in quel di Larderia. Quindi ennesima grande tradizione del popolo messinese, sempre legato a Maria, come testimonia ancora oggi la forte devozione alla Madonna della Lettera e, mi consenti, alla Madonna Assunta. E ogni anno il 15 agosto con la vara proprio il popolo messinese esprime questa
ultra secolare amore verso la madre di Cristo. Hai fatto bene, Marco, a ricordare anche la Madonna Assunta. Tu fai parte del comitato Pari insieme a Francesco Bono, a Nino Di Bernardo, cioè è proprio la festa, diciamo, per eccellenza. Non sì, la chiamo una delle feste, certo, ma la festa, la per, festa eccellenza. Per eccellenza. Ti ringraziamo tanto per la tua presenza e di averci parlato di queste Madonne venute dal mare. Prima cosa, mi hanno incaricato di darti questo distintivo, non lastimi, perché tu non ti lastimi e bene, quindi grazie. Guardi sempre avanti. Non è il tipo, non è il tipo di lastimiarsi. Sarà portatore del nostro messaggio. Sicuramente di positività. E poi Claudio Calabrò, se Argenti seleziona Argenti, ti fa dono tramite appunto Anthony Craig e Dena Conti di questo portafotografia. Grazie Marco, grazie, e complimenti, grazie, per la tua attività. Sicuramente, Daniela, sicuramente lo riavremo insieme agli altri del Comitato Tovara durante le prossime puntate, perché sicuramente daremo spazio e alle barette e alla infatti bara. Avrò un ospite speciale. Veramente. E chi è? Francesco Bono c'è stato. Ecco. Marco Grassi c'è stato. Chi era rimasto? Di quelli che ha detto lui. Il trio. Nino Di Bernardo sarà ospite. Nino ci Di Bernardo ci parlerà. Delle barette e della vara. E dell'amore per la città. E certo, perché questo è un esempio di amore Nino per la città. Nino è sempre stato e sensibile. E per la tradizione e la memoria. Bene, siamo in chiusura. È stata una decima puntata piena di tanti ospiti, molto, molto ricca. Abbiamo inaugurato la primavera. La primavera, parlando di bellezza e di tante... e belle cose insieme ai nostri ospiti. Poi abbiamo avuto la macchina della verità, sì. Amala, la consueta Amarcord, Messina Mystery, da parte mia, da parte di Daniela, da parte di Ilenia, da parte di Francesca Stornante, da parte di tutto lo staff di L'Altra Messina, la città positiva. Grazie per l'attenzione. Ci vediamo la settimana prossima. Dove? Aspetta. Ci vediamo? Non lo so. Siamo in trasferta, siamo in tournée. Facciamo un concerto noi. Dai, dove? In uno stadio? No, siamo in un locale, siamo in via Garibaldi, dal Siciliano. Ah. Saremo una prima puntata in tournée, altre ce ne saranno. Saremo ospite di Danny Anna. Non ci abbufferemo, parleremo di educazione alimentare, anche perché dopo aver parlato di tutto quello che abbiamo parlato, di cure dimagranti. Per cui parleremo di educazione alimentare da Danny Anna al Siciliano, la prossima puntata è la 11ª puntata dell'Altra Messina, la città positiva. Posso dire buonanotte ora? Devi. Ok, buonanotte. Scusa ma... Ah no, queste qui poverino. Che no, facciamo con le mi corde? Dispiace. Poverine, non se ne è filate nessuno ma stavolta. Ma ce le portiamo in trasferta? Certo che ce le portiamo, ci mancherebbe. Io non potrei andare senza queste, lo sai. Ho visto una cosa, la parola ebraica kereni significa sia corno che potere. Molte antiche divinità erano dotate di corna. Certo. I sovrani ornavano i loro copricapi con corni, in quanto simboli di forza, supremazia, sovranità e dignità regale. Amici miei, quindi ci dovreste pagare quando mettiamo le corna in testa. Va bene. Vabbè, ce le mettiamo o no? No. Posso dire buonanotte? Certo. Buonanotte. Alla prossima. Ciao, arrivederci.